Inizierà breve quando ci sarà, forse vi sarà una richiesta di autorizzazione da parte vostra. No, già c'è la registrazione, credo. Ok, allora, buongiorno a Vabbè. tutti. Siamo qui, iniziamo la presentazione del nostro secondo appuntamento seminario Cisco, in coordinamento, diciamo, con la Sapienza Università di Roma. Grazie per la partecipazione di tutti voi, con i rappresentanti, diciamo, i colleghi di altre università. Lascio la parola a Manuel Vaquero che inizia le nostre relazioni e la nostra serie di relazioni. Lo ringrazio e a te la parola, Manuel. Grazie Emanuele, quindi rinnovo i saluti, rinnovo i ringraziamenti e rinnovo le scuse per non essere lì per questioni legate a un problema fisico. Allora, hai fatto bene a richiamare le questioni di stringente attualità. Noi, ad esempio, a Perugia, io insegno storia economica alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Perugia. Il 10 di maggio abbiamo organizzato un bellissimo seminario su Odessa. Su Odessa, il tema centrale di quel seminario fu il porto. Come tu hai detto e hai sottolineato, al 10 maggio quasi nessun giornale parlava di grano. Dal 10 maggio in poi tutti si sono ricordati che l'Ucraina è uno dei granai del mondo e quindi quello che è successo poi lo vediamo tutti i giorni. Quindi hai fatto bene a richiamare, soprattutto avendo davanti a noi una platea fatta da studenti. E a noi e a me che apro questo bellissimo seminario, il compito non facile di tenere insieme una pluralità di questioni, da quelle più locali a quelle più internazionali, non c'è niente da fare. È così. Viviamo un periodo difficile, complicato, e l'agricoltura ritorna di moda, anche se è un'agricoltura un po' bagnata dal sangue, passatemi questa retorica. Allora, come iniziare? Come iniziare? Allora, io seguendo le tue indicazioni ho cercato di focalizzare il mio interesse, il mio focus, le mie brevi riflessioni sul periodo che grosso modo si colloca in Italia tra il 1945 e il 1960, cioè quei 15 anni studiati ampiamente da Giuliana, che sono anni, diciamo così, di transizione. Sono gli anni segnati, gli anni che segnano per l'agricoltura italiana un passaggio piuttosto difficile e complesso tra il periodo della guerra e il fascismo alla nascita del mercato comune europeo. Quindi sono 15 anni che tutti quelli che li hanno studiati, ricordo Fabiani, Laschi che ci segue. Insomma, no, non c'è dubbio che furono 15 anni per l'agricoltura italiana particolarmente difficili, particolarmente complessi e che secondo me hanno segnato anche il futuro del settore primario italiano anche dopo il 1960 in maniera radicale e credo, ahimè, che continuano a segnare il presente dell'agricoltura italiana. Allora, quali sono alcuni elementi comuni di questi 15 anni, che sembra un periodo breve, ma furono anni molto intensi da diversi punti di vista, per una questione di politiche locali, ma anche di dinamiche internazionali. Allora, dal punto di vista dall'osservatorio italiano, furono anni, dall'osservatorio dell'agricoltura italiana, e mi rivolgo agli studenti, so che sto facendo una semplificazione per i colleghi. Furono anni caratterizzati di forte resistenza, cioè il mondo agricolo italiano si approcciò alle dinamiche che si crearono dopo il 45, avendo in linea di massima un atteggiamento di forte ostilità verso qualcosa che supponesse, che implicasse cambiamenti radicali. Perché? Perché da una parte c'erano una serie di spinte a difendere, diciamo così, una specie di status quo, di equilibri interni. Dall'altra parte, e questa è una tendenza che ogni tanto affiora nell'agricoltura italiana,
le tensioni che innescano i processi di integrazione, no? Ricordo il dibattito sull'accordo del libero commercio con il Canada, le tensioni che crearono, no? E che creano periodicamente, cioè ogni qualvolta in Italia si parla di integrazione europea o di integrazione globale o internazionale, in prima battuta il mondo agricolo italiano risponde, diciamo così, con estrema prudenza, per non dire ostilità. No, la prima domanda che si dice: no, così bisogna negoziare, bisogna vedere, bisogna trattare, bisogna fare qualcosa. Allora, queste caratteristiche le ritroviamo magistralmente in quei 15 anni, appunto, che vanno grosso modo dal 45 al 60. Perché in quegli anni un po' la politica era così mobile? Perché furono anni in cui l'agricoltura divenne terra, diciamo così, territorio di ricerca di difficili equilibri politici, molti equilibri politici, dove giocarono un ruolo centrale le grandi organizzazioni sindacali agrarie. In questo senso mi piace ricordare il bellissimo lavoro fatto da Emanuele Bernardi, pubblicato dalla Donzelli, sulla Coldiretti, un libro che veramente rappresenta una magnifica fotografia delle tensioni, dei cambiamenti di rotta, dei ripensamenti, del tira e molla, della negoziazione continua che si creava all'interno del mondo politico cattolico in quegli anni intorno all'agricoltura. Perché? Perché c'era una pluralità di soggetti, di interessi, il governo, la politica agraria, poi le organizzazioni sindacali, la Federconsorzi, che è un altro grande soggetto, ahimè, che conosciamo ancora poco per il dopoguerra, perché credo che ci sia un'obiettiva difficoltà di accedere agli archivi della Federconsorzi. Se non mi sbaglio, gli archivi centrali della Federconsorzi si trovano nella provincia di Frosinone, vorrei capire perché sono state inviate a Frosinone, e quindi questo offre un'enorme difficoltà, ma forse sto sbagliando, forse augurato, no, forse più facile. Come? È così. Quindi questa storia che noi stiamo raccontando dell'agricoltura italiana del dopoguerra è, diciamo così, ipotecata da alcune grosse mancanze. Una di queste grosse mancanze è l'accesso all'archivio della Federconsorzi, che è appunto periferico. Poi altri archivi che ci mancano, altre ricerche che ci mancano e che ci auguriamo di poter svolgere, o potranno svolgere gli studenti che ci ascoltano, sono gli archivi degli ispettorati dell'agricoltura, un altro grande soggetto ancora poco conosciuto, più legato al ministero, ma gli ispettorati dell'agricoltura svolsero in quegli anni, tra il 45 e gli anni 60, un ruolo centrale nella modernizzazione, soprattutto tecnica, meccanica dell'agricoltura. Quindi è un'agricoltura costellata da interessi, di tensioni. Allora, qual è il centrale? Alcuni argomenti un po' sono trasversali a tutti questi gruppi, no? Al governo, ai diversi sindacati, cattolici, più legati alla CGIL, alla Federconsorzi. Alcuni temi, alcune parole sono ricorrenti. Uno è la protezione dei contadini. Questo è un tema continuo, costante di quegli anni, di qualsiasi intervento, da qualsiasi organizzazione si voglia guardare, il tema della protezione dei contadini emerge, e giustamente Emanuele aveva ragione nel sottolineare questa rilevanza che in quegli anni fu data al mondo dei contadini, no? Per tante ragioni. Altre questioni che affiorarono, ad esempio la sicurezza del mercato, sono temi che uno li trova tranquillamente, come vedremo dopo, sfogliando e leggendo i giornali. Poi questo comportamento sempre molto ambiguo verso l'internazionalizzazione, che credo che sia rimasto, cioè l'internazionalizzazione nel campo agricolo italiano è un tema ancora oggi di fortissima ambiguità. Alcuni giorni si vuole, altri giorni non si vuole, quindi è un tema sempre un po' ballerino. Altre agricolture sono più internazionalizzate, l'italiana è sempre sì ma no, ma non troppo, diciamo così. E poi c'è quell'altro grande fenomeno, molto italiano ma non solo italiano, che diciamo così quel rapporto osmotico che c'è tra lo Stato
e le organizzazioni degli agricoltori, fino al punto che alcune volte la politica agraria in Italia non la fa tanto il governo, la, così si potrebbe dire, l'appalta alle organizzazioni sindacali degli agricoltori. Quindi, come potete vedere, mi rivolgo chiaramente agli studenti, sono temi centrali in questa elaborazione di una politica agricola italiana nel immediato dopoguerra. È vero però che questi 15 anni, questi 15 anni, le possiamo a sua volta suddividere in tre fasi ancora più piccole, a dimostrazione che alcuni temi sono trasversali, però poi se noi andiamo a collocarli nel tempo, vediamo che in questi 15 anni ci sono tre momenti molto chiari. Un primo momento potrebbe essere quello che intercorre grosso modo tra il 45 e il 50. In questi anni, in questi 5 anni, la questione principale per tutti, è la questione di combattere l'emergenza alimentare, cioè la fame, la carestia, la miseria, il tema degli aiuti internazionali. Questo è il tema centrale in questi primi 5 anni, cioè un paese alla prova della carestia. Perciò ha fatto bene Emanuele oggi ricordarci le carestie forse contemporanee che colpiranno aree importanti del pianeta. La carestia alimentare, questo è il primo leitmotiv di quei 5 primi anni. Poi a partire dal 50 si entra in una prima fase un po' di movimento, di aggiustamento, di ricerca di novità sotto la pressione del piano Marshall. Lì il piano Marshall comincia un po' a penetrare e uno coglie perfettamente le tensioni che affiorano nel mondo dell'agricoltura tra spinte di modernizzazione che impone il piano e resistenze interne. Quindi è un periodo di forte, diciamo così, trattativa politica, di gioco politico fra le forze, fra il governo e le organizzazioni sindacali. E alcune volte il dialogo, il conflitto, perlomeno quantomeno verbale, è piuttosto aspro anche tra la stessa DC, la Democrazia Cristiana, ma questo io sto semplicemente riassumendo malissimamente quello che dice Emanuele, e le organizzazioni sindacali cattoliche. Cioè è un momento di frizione, perché il governo deve rispondere alle sollecitazioni che le arrivano dall'estero, ma a sua volta deve però trovare momenti di consenso politico con le stesse organizzazioni sindacali, e lì è un tema continuamente di frizione, di negoziazione, di trattativa. Dopo lo vedremo. Perché? Perché essendo un tema di contrattazione, lì bisogna sempre trovare qualcosa di dare in cambio, Cioè il sistema economico che si sta costruendo e spinge l'agricoltura italiana verso l'internazionalizzazione, sì, però tu mi dai qualcosa in cambio. E questo è il meccanismo un po' del baratto, della trattativa. La terza fase che io, perlomeno io, vedo in questi 15 anni sono gli ultimi anni, quei trattati commerciali, economici, bilaterali tra l'Italia e soprattutto la Francia, che cominciano un po' a preparare il settore, la pancia, l'opinione pubblica verso quello che poi diventerà il mercato economico europeo. Cioè è una fase un po' di transizione, di preparare. Quindi, come potete vedere, sono tre momenti nel corso del quale le posizioni oscillano, cambiano, il gioco si alcune volte si fa più duro, più aspro, ma è sempre un momento di forte ricerca di equilibri. Allora, insomma, sono anni complessi, ancora non, secondo me, non conosciuti abbastanza, che io per questo seminario, spero che si possa condividere, ho cercato di seguire attraverso le pagine di questo giornale. Aspetta, dove sta? Deve essere che non conoscendo bene questo sistema per la condivisione, devo aprire il mio? Aspetta. Hai aperto il file, Manuel? Sì, questo è il problema di dover imparare tutti i sistemi social. Che abbiamo questi meccanismi. Adesso si vede?
No. Non si vede? A me mi dice che è in condivisione. Eccolo. È arrivato? Ok, lo so perché. Allora, questo è un spunto che do agli studenti. Se uno vuole seguire il dibattito dell'agricoltura, la cosa migliore è guardarsi il giornale d'agricoltura. È una fonte molto nota, chiaramente. Io mi sto limitando a suggerire qualche spunto di ricerca. Dimmi. Non è per niente nota. Perdona l'inciso. Ma interessa tantissimo, stavo dicendo proprio questo, che in realtà è un giornale poco conosciuto che consente di entrare. Grazie per questo, perché è così, cioè basta leggere i titoli principali del giornale della Coldiretti per capire tutto questo meccanismo della continua trattativa, ma soprattutto io lo reputo una fonte magnifica, una cosa eccezionale, quindi mi rivolgo agli studenti invitandoli a leggerlo, a studiarlo. Perché? Perché leggendo il giornale si colgono alcune tendenze di fondo che hanno in quegli anni caratterizzato l'agricoltura italiana. Io credo che una caratteristica di questi anni sia la resistenza al cambiamento, cioè una, diciamo così, diffusa resistenza al cambiamento, cioè io credo che in linea di massima la Coldiretti abbia rallentato la modernizzazione dell'agricoltura. Lo ha fatto per tutta una serie, per la ricerca del consenso politico. E ricercando il consenso politico ha utilizzato, diciamo così, i temi agricoli in chiave politica di consenso. E non a caso il gran tema che ricorre nel giornale della Coldiretti è la questione della fiscalità, cioè il punto di caduta, diremmo così, dalle tensioni della internazionalizzazione, cioè i cambiamenti che imponeva la internazionalizzazione e la difesa di un certo controllo del consenso nazionale, è la fiscalità. Cioè, sono, leggendo le pagine del giornale dell'agricoltura, sono continue le ricerche e le richieste di avere trattamenti fiscali e di favori. Se io leggo la crisi del vino può essere superata o difesa integrale dell'agricoltura, immediatamente dopo si comincia a parlare della fiscalità. Questo è un elemento centrale nella trattativa e credo che questo sia un fattore fondamentale per spiegare come in questi 15 anni l'agricoltura avanzò piuttosto lentamente. Poi ci sono altre cose molto curiose, diciamo così, quasi da veramente questione quasi di prettamente di impostazione autarchica, cioè alcune volte uno legge il giornale dell'agricoltura negli anni 50 e tranquillamente potrebbe spostare l'articolo agli anni 30 per il linguaggio, per il tono. Ad esempio c'è questo desiderio di ritornare alla seta, alla canapa, cioè che sono temi molto autarchici. Ma mi tiene il tempo, no? Il controllo del tempo, Emanuele, tu mi avvisi. Ma dovendo, diciamo così, indagare questi 15 anni molto problematici, lo dicono in maniera molto positiva, io ho scelto due focus, due temi principali. Uno è la questione del vino, è un tema che io dico che conosco relativamente bene, e l'altro grande tema è il tema del grano. Eccoci. Allora, perché ho scelto questi due prodotti? O perché questi due prodotti possono offrire tanti spunti di ricerca? Perché il vino praticamente lo producevano tutte le aziende agricole italiane, tutte, soprattutto le piccole aziende agricole italiane, le piccole aziende contadine producevano vino negli anni 50. Quindi il vino era un fattore di reddito sicuro e quindi dovendo baratare la internazionalizzazione dell'agricoltura italiana, il tema della fiscalità del vino per la Coldiretti diventa un'autentica merce di scambio e quindi in questi anni il giornale dell'agricoltura è costellato di articoli che incidono su questo tema. La Coldiretti è interessata a fare un vino di qualità, cioè a migliorare la qualità del vino italiano? Io direi di no,
cioè la parola qualità praticamente non si utilizza mai. Quello che interessava è che i contadini potessero avere un vino relativamente di non altissima qualità, un vino scadente che non era, che non riuniva i requisiti per la internazionalizzazione, ma poteva essere usato per le vendite locali. E lì si consuma la partita, come dice il giornale, la crisi del vino può essere superata. Il problema è che la crisi del vino può essere superata soltanto se supererà con l'entrata in vigore delle denominazioni d'origine dal 62-63 in avanti. Negli anni 50 quella crisi del vino non poteva essere superata perché era un vino relativamente di scarsa qualità. Verso dove si sposta la battaglia del conflitto vitivinicolo? Verso le cooperative. Le cooperative diventano, diciamo così, l'arma, lo strumento che la Coldiretti e anche qui in collaborazione soprattutto con la Casa per il Mezzogiorno decidono di giocarsi la partita delle cooperative vitivinicole soprattutto nelle regioni meridionali per dare un futuro a questo vino. Ma ripeto, la Coldiretti non si pone mai il problema della qualità del vino, cioè di come fare un buon vino italiano esportabile. Questo è un tema fondamentale per capire quelle. E dopo mi piacciono molto le pagine che ha scritto Emanuele, dove lui parla di come questi dirigenti della Coldiretti negli anni 50 parlano, diciamo così, in maniera idilica dell'osteria italiana, del vino italiano, e criticano i giovani italiani perché non consumano più vino e invece consumano Coca-Cola e altre bevande straniere. Come potete vedere anche in questo approccio quasi culturale, un po' folcloristico, però emerge questa difficoltà, questa diffidenza di una gran parte dell'agricoltura italiana verso i mercati internazionali. Poi però il secondo grande tema da studiare, secondo me ancora poco noto, è il tema del grano. Quel tema del grano. Il grano italiano è stato studiato in maniera particolare per l'epoca liberale, l'epoca giolittiana e chiaramente per il fascismo, un po' meno per il dopo, cioè qual è il ruolo del grano nel dopoguerra. Credo che su questo ancora le ricerche siano un po' da fare, cioè anche perché il grano dal 45 in poi si riempie di significati politici, ma anche ci sono in ballo tutta una serie di meccanismi che entrano in gioco e si confondono, si incrociano, e lo vedremo. Un tema interessante che ho cominciato a vedere è da dove arriva il grano, e quindi uno può vedere le diverse fasi, il grano americano, tutto così, ma per andare nel rispetto del tempo, un tema che secondo me è centrale per conoscere il tema del grano, del ruolo del grano in Italia, è il ruolo degli ammassi granari, cioè dell'ammasso del grano. Allora, l'ammasso del grano obbligatorio fu creato in Italia nel 1936, e l'ammasso del grano rimase in vita anche dopo il 45. E perché? Perché si considerava che in un momento di estrema carestia, di mancanza del rifornimento, l'ammasso del grano poteva essere l'unico strumento che garantiva una certa, diciamo così, distribuzione. Intorno agli ammassi del grano dal 45 in poi ci fu una enorme lotta politica con tutta una serie di reazioni, di frodi, vendite nel mercato nero. Insomma, l'ammasso diventa un soggetto, un argomento di forte scontro politico, perché gli ammassi sono gestiti della Federconsorzi. Cioè gestire il grano dell'ammasso era gestire un forte fattore di consenso politico. L'ammasso del grano nei primi anni, dal 45 al 47, rimane un ammasso obbligatorio come all'epoca fascista, e quindi nel mondo rurale, ma in questo ha l'implicazione politica, molti contadini lo reputavano veramente un proprio mantenere in vita il fascismo, e quindi ci sono tutta una serie di campagne contro il conferimento del grano obbligatorio. In questo senso è molto interessante leggere le lettere, i documenti dei comitati di liberazione nazionale, perché sono i primi, curiosamente, molti di quelli che componevano i comitati avevano avversato
gli ammassi durante il fascismo, dopo la caduta del fascismo invece cercano di mantenerli in vita perché è l'unico strumento. Vado velocemente, poi gli ammassi da obbligatori diventano per contingenti. La cosa interessante è come l'ammasso si colloca nel mercato internazionale, cioè ad un certo punto i contadini italiani, o meglio l'Italia, il mercato cerealicolo italiano, si trova diviso in due parti. Esiste un mercato libero e un mercato gestito attraverso gli ammassi. Gli ammassi erano appunto gestiti tutti dalla Feder Consorzi, ma fra questi due mondi, il mercato cerealicolo libero e il mercato vincolato degli ammassi, si creano momenti di, diciamo così, frizione, dialettica, perché se i contadini vedevano che i prezzi salivano, come all'epoca della guerra di Corea, allora non portavano il grano agli ammassi, lo vendevano liberamente. Però nei momenti in cui i prezzi scendevano, allora conveniva a molti contadini portare il grano all'ammasso. Quindi, come potete vedere, gli ammassi, che rimangono nella lunga storia anche dell'Italia repubblicana, giocano un ruolo ambivalente, cioè, e rende tutto molto complicato, perché bisognerebbe avere dei dati molto attendibili, molto certi, molto sicuri, ma cambiavano in continuazione dei produttori che conferivano una parte del grano all'ammasso e altre che mettevano il grano nel mercato libero. Questo rende il mercato cerealicolo italiano del dopoguerra in avanti particolarmente complesso e particolarmente difficile da studiare, perché entrano in gioco anche, diciamo così, le strategie commerciali di altre figure, come sono i mulini industriali. Quindi questo è un aspetto che secondo me va studiato ancora meglio, e mi avvio già alla fine, va studiato, credo che già sono nel tempo, va studiato ancora meglio per comprendere, per capire come gli ammassi e quindi tutto il mercato cerealicolo italiano si colloca, si struttura. Ma ripeto, è una ricerca da svolgere completamente ex novo, così come andrebbe studiata meglio il ruolo della Feder Consorzi dal punto di vista come soggetto esportatore. E qui vedete, da una parte con l'ammasso gestisco il mercato interno, però allo stesso tempo con la Feder Export provo a inserirmi nelle dinamiche internazionali. Ma chiaramente, se non avremo accesso agli archivi della Feder Consorzi, difficilmente molte di queste problematiche potranno essere affrontate. Allora, io finisco facendovi vedere un'ultima immagine. Un po' esordito dicendo che le forze, diciamo così, sindacali, le forze agrarie negli anni 50 giocarono un prevalente ruolo, secondo me, di rallentamento della modernizzazione dell'agricoltura italiana. Un vino autarchico, gli ammassi del grano, logiche quasi nata negli anni 30, ma tutta l'agricoltura italiana non era immobile, cioè c'erano elementi di novità, di forte novità, che stavano segnando qualcosa che dagli anni 60 in poi avrebbe avuto una grande esplosione. Uno di questi settori di novità, carico di novità, è il settore della mangimistica, cioè la produzione di mangime industriale per gli animali, cioè il superamento delle foraggero. Bene, l'Italia negli anni 50 si sta avviando a diventare la quarta potenza europea nella produzione di mangime industriali. Vi ho portato una tabellina, soprattutto è interessante le colonne più oscure degli ultimi due anni, 51-52, perché quelle sono le colonne che riguardano i mangimi prettamente industriali. Quindi, allo stesso tempo che abbiamo elementi di forte resistenza, quasi di ispirazione autarchica, però ci sono settori che si stanno innovando e stanno compiendo i primi passi per quella che diventerà, diciamo così, l'agricoltura italiana dagli anni 60 in poi. Basta, grazie. Mi scuso di essere andato forse troppo in là. No, grazie, grazie, grazie Manuel, sei stato praticamente nei tempi. Grazie. Grazie per il tuo contributo. Due aspetti li sottolineo subito, anche ai fini forse della discussione finale.
Intanto forse faccio un assist oltre all'intervento successivo, cioè al mio, anche a quello di Mellinato. Nel momento in cui hai fatto vedere la tabella sui rifornimenti del grano, c'è una quota importante che viene dall'Unione Sovietica, ancora nei 51-52. E questo è un aspetto interessante, credo, anche alla luce di quello che sta succedendo oggi, rispetto appunto a un'idea di guerra fredda che ha un certo tipo di impatto evidentemente sulle relazioni dei prodotti agricoli, su cui si potrebbe ragionare. Secondo aspetto, veloce, che non potrei esaurire in realtà rapidamente, è il tema della Federconsorzi. Facciamo così, io entro nella mia relazione e provo magari a dire qualcosa anche su Federconsorzi, sull'archivio della Federconsorzi e su quello che stiamo facendo per provare a utilizzare questo sterminato serbatoio, deposito di carte che, se non ricordo male, coprono 215 chilometri lineari in quel di Frosinone. Allora, dunque, anch'io ho preparato una slide, pochissime slide in realtà. Vediamo se riesco. Non ho mai capito perché quando faccio così poi... Ok, se faccio così... Funziona, sì. Allora, dunque, mi do la parola. Il mio intervento, come avete visto, è intitolato Strategia alimentare tra politica... tra politica e economia fondamentalmente, vorrei, neanche a farlo apposta, non ci siamo messi d'accordo con Manuel, spero sia apprezzato questo sforzo da parte mia, vorrei appunto partire ancora una volta da qualche spunto attuale e farvi vedere un brevissimo filmato, ve l'accennavo prima, su Odessa, sul porto di Odessa. Se il sistema funziona, vediamo un attimo, vorrei farvi vedere questo breve filmato, se non lo conoscete già, ovviamente. Ok, allora, cosa abbiamo visto, perché credo che sia interessante rispetto al ragionamento e agli elementi, ai documenti che oggi sottopongo alla vostra attenzione. Allora, noi sappiamo che che sono stoccati negli scali dell'Ucraina circa 2 milioni di tonnellate di cereali, grano, orzo e mais, e altre 700.000 tonnellate sono sulle navi.
Abbiamo visto i container, i silos. Ecco, vorrei condurvi in un certo senso da questa realtà all'Italia post Seconda Guerra Mondiale. E non si può fare questo senza, come dire, ripercorrere a ritroso quest'idea di sicurezza, di stabilizzazione dei prezzi, di approvvigionamento, di riserve alimentari che caratterizza la storia italiana e probabilmente anche la storia della politica agricola comunitaria. Leggo brevemente con il dottor Nunnari, stiamo per completare un lavoro, un secondo lavoro su Giovanni Marcora, sui discorsi di Marcora in Europa. Ce n'è uno del 17 giugno del 1980 che è abbastanza interessante, utile al mio ragionamento. Si parla del tema dei finanziamenti al bilancio dello zucchero, alla luce appunto del problema della stabilità dei prezzi e della sicurezza degli approvvigionamenti. E Marcora dice: l'italiano non è dei migliori, però il concetto mi sembra chiaro. Vorrei dire anche che se eventuali risorse potessero andare al bilancio, lui parla al Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura a Bruxelles, eventuali risorse potessero andare al bilancio non è un fatto negativo, perché abbiamo bisogno anche di dire all'esterno di questo palazzo che la politica agricola comunitaria è costata, ma ha garantito un livello di produzione che nei momenti di deficit, come si sta presentando per lo zucchero del mercato internazionale, in fin dei conti è una grossa garanzia. Concetto di garanzia. La garanzia di non essere soggetti alle speculazioni internazionali e la garanzia che tutto sommato possono esserci non solo oneri, ma anche recuperi. È un fatto psicologico importante. Abbiamo seguito tutti le discussioni di diversi paesi, della Germania federale per il costo di questa politica agricola. Fuori di qui si crede che la politica agricola sopravviva solo per gli aiuti. Qui potrebbe darsi il caso oggi per lo zucchero, forse domani cereali, in cui si dimostra che se la comunità ha pagato la politica agricola, ma attraverso la politica agricola si sono garantiti gli approvvigionamenti, si sono evitate le speculazioni internazionali. Quindi anche questo è un fatto estremamente importante, che arrivi qualcosa da un settore che è stato sempre aiutato, per dare la dimostrazione che la politica agricola europea non è sempre solo la follia degli agricoltori, ma momentaneamente è un onere proiettato con gli aumenti delle produzioni e gli andamenti dei consumatori del mondo. Domani sarà una grossa sicurezza per gli stessi consumatori europei. Allora, 1980, ancora a ritroso, non mi soffermo ovviamente, ripeto, lancio in questo caso degli elementi, dei passaggi. Se da questa fase, che sappiamo ovviamente diversa da quella del dopoguerra, però ci spostiamo a vedere, a ripercorrere le strategie, le ho chiamate volutamente così, ci ho pensato più volte, le strategie che possono essere definite alimentari, ma in un senso molto ampio, qui interagisco anche con quello che diceva Manuel, a mio modo di vedere l'approccio giusto è quello di sforzarsi in un certo senso, proprio dal punto di vista metodologico, di capire che l'agricoltura è dentro un sistema di relazioni che vanno oltre l'agricoltura. Il suo valore è tale perché è in relazione col settore industriale, perché è dentro una serie di, chiamiamola anche in questo caso, di interdipendenze che dobbiamo capire e conoscere. Dove voglio arrivare? Se noi consideriamo la centralità del grano nella storia della ricostruzione del nostro paese, intanto verifichiamo che questa centralità caratterizza tutta la seconda metà del Novecento. Allora, culturalmente, problematicamente potremmo dirci o chiederci: onda lunga della battaglia del grano e fascismo? In parte lo è, ma in gran parte è molto di più. E qui ritorno al concetto di strategia. Il grano diventa un fattore
insostituibile della ricostruzione italiana. È una, uno strumento attraverso il quale non solo le organizzazioni degli interessi Coldiretti e Confagricoltura ricominciano, come dire, a riacquisire una propria legittimità di contrattazione e quindi riprendono un po' i fili, diciamo così, degli anni 30, ma in realtà sta dentro una serie di scelte di politiche commerciali, economico-finanziarie e monetarie che lo rendono un fattore di stabilità economico-monetaria. Provo a dire qualcosa di meglio. Intanto partiamo dalle strategie dei partiti. Non dobbiamo mai dimenticare la politica, ma insieme all'economia. Allora, quando noi siamo al 1946, quindi siamo ancora nell'aprile, uscirà finalmente, quindi oggi posso dirlo con certezza, uscirà la pubblicazione di questa, qualche amico lo sa già, di questa corrispondenza fittissima tra il Ministro dell'Agricoltura Segni e Alcide De Gasperi. In realtà il malloppo copre il periodo che va dal 43 al 54, ma è densissimo sulla fase del Ministero dell'Agricoltura. Allora, che cosa ci dicono questi documenti, queste corrispondenze, di nuovo, a parer mio, e provo a restituirlo? Tra il 46 e il 47, sugli aiuti alimentari, quindi su quello che già arriva dall'estero, si consuma una complessa partita politica che, ripeto, ha molto a che vedere con le scelte di politica economica, con la svolta di Einaudi, con la politica einaudiana dell'estate del 1947, quindi con gli assetti della ricostruzione, e che ha molto a che vedere con la capacità di questi partiti di controllare poi o meno le ricadute politiche di questi aiuti alimentari. Il PC da questo punto di vista è estremamente interessante, il Partito Comunista Italiano, poco studiato. L'Alto Commissariato per l'Alimentazione, che vedete qua dalla guida Monaci richiamato, è un organo che oggi possiamo raccontare grazie alle carte di Antonio Segni presso Sassari. È un organo misconosciuto per certi versi, però è un organo che invece si muove in grande sinergia con la Federconsorzi, che ha una presenza territoriale importante e che mira fondamentalmente a ottenere due cose: la stabilizzazione alimentare come precondizione della stabilità economica e politica. E sebbene sia un organo, come dire, prevalentemente tecnico, la figura di riferimento qui, il direttore generale, è una figura che ha lasciato anche delle memorie interessanti, si chiama Guido De Marzi, okay? Il suo responsabile nella fase più importante dal 47 al 50 è Vittorio Rocchi, che ha lasciato anche egli delle memorie spesso citate, i miei maestri, lo citavano continuamente ed è appunto una fonte di informazioni fondamentali. Queste carte, diciamo, ripeto, queste carte Segni ci consentono finalmente di entrare dentro l'attività del Ministero, in rapporto col Ministero dell'Agricoltura. Come già diceva Manlio Rossidoria, attraverso il grano si crea un asse di coordinamento tutto politico tra il Ministero dell'Agricoltura, la Federconsorzi, la Coldiretti. Io ci aggiungerei anche la Banca d'Italia, non nel senso della colleganza politica, ma nel senso delle sinergie di queste strategie. E provo a spiegarmi, cercando di essere il più sintetico possibile. Faccio un esempio. Quando Donato Menichella incontra Rosenstein Rodin, siamo nel 1948, circa, e poi 49, circa l'uso e il tipo di importazioni che l'Italia faceva sul conto del piano Marshall, quindi siamo entrati nel vivo del piano Marshall annunciato, come ricorderete, nel 1947, tra poco saranno 75 anni. In questo confronto Menichella spiegherà come l'importazione di grano, di cereali,
che tra l'altro in grandi quantità, come tra l'altro farà la Francia, faranno la Francia e la Germania nei primi due anni, non era la dimostrazione di una politica arretrata, di modernizzazione passiva, di un uso non efficace e modernizzatore degli aiuti? Noi stiamo importando grano perché per la struttura economico-sociale del nostro paese, essendo questo un prodotto di consumo elevatissimo, importante nella dieta degli italiani, per il collegamento che il grano ha con la moneta, se noi importiamo grandissime quantità di grano, in realtà stiamo facendo il bene dell'economia italiana e stiamo anzi provvedendo a costruire le basi per la sua funzionale ricostruzione industriale. L'afflusso di questi generi alimentari avrebbe, in altre parole, aiutato, come effettivamente avviene, la stabilizzazione della moneta. Quindi tra cibo, tra flusso dei generi alimentari e moneta c'era una vera e propria sinergia. Tra costruzione delle riserve alimentari, costruzione delle riserve auree, costruzione delle riserve in dollari, in questa fase il governo italiano avvia una strategia di stabilizzazione vera e propria degli asset fondamentali dell'economia italiana, non prive di critiche, non prive di costi, la disoccupazione, non prive, se vogliamo, di contraddizioni, ma questo diventa un asse molto importante, una scelta molto precisa. Nel 46-47 il Partito Comunista Italiano, consapevole della crisi profonda che sta subendo, che sta vivendo l'economia italiana, è pronto ad accettare, a partecipare a un progetto straordinario di aiuti provenienti dagli Stati Uniti. E questo lo si fa accettando anche la sfida, così dice Togliatti, siamo nel settembre del 46, la sfida di gestire l'Alto Commissariato dell'Alimentazione, che viene appunto affidato a Guido Cerreti. Dice Togliatti velocissimamente: per l'alimentazione egli ritiene che i democratici cristiani ci hanno lanciato una sfida ritenendoci incapaci di fare in questo campo una politica costruttiva. Noi abbiamo una forza considerevole e potevamo accettare la sfida. Cerreti sarà sì commissario dell'alimentazione, ma si porrà alla testa delle masse e rivendicherà a nome di essa il soddisfacimento delle necessità impellenti. È una prova per il partito. E qui, detto sempre in estrema sintesi, il PC elabora il tesseramento differenziato, avvia tutta una politica che ridefinisce l'alimentazione, ripeto, preparandosi a partecipare, a influenzare un eventuale piano di aiuti che fosse stato, che era in corso di preparazione e che sarebbe poi stato effettivamente implementato dall'amministrazione americana. Sapete come va a finire l'esclusione dei partiti di sinistra nel maggio. Tra il 47 e il 48 Vittorio Ronchi elabora, realizza una vera e propria manovra alimentare, il termine tecnico è saturare il paese di grano, okay? E questa saturazione di grano, quindi ci sono importazioni straordinarie dall'Argentina, dagli Stati Uniti, si contratta con l'Unione Sovietica, poi ci sarà un accordo importante. Questa manovra è evidentemente anche una manovra politica che influenza l'esito delle elezioni del 18 aprile del 1948. Sempre con dottor Nunnari abbiamo trovato qualcosa di simile negli anni 70, un parallelismo possibile al 1975, versante 75-76, elezioni nazionali politiche molto importanti, Marcora va a Bruxelles e dice: abbiamo bisogno di un'assegnazione straordinaria di grano perché questo avrà degli effetti politici importanti a livello interno, anche in chiave elettorale. Allora, vado veramente veloce. I tecnici, questa è una storia, a mio modo di vedere, che è anche una storia di tecnici, di competenze. Quando si entra nell'archivio della Federconsorzi, e
lo dico tra di noi, e finalmente si riuscirà a stilare una convenzione che dovrebbe facilitare un po' l'accesso agli studiosi, sebbene contingentato a questa enorme quantità di materiale largamente non inventariato, quando si entra dentro la fede del consorzio, il primo elemento che emerge è evidentemente questo. Ne parlavamo anche con Campus l'altra volta, la tecnocrazia, la cultura tecnocratica, la cultura economica di queste figure. È una cultura che ha molto a che vedere con una visione geografica degli interventi, dei territori. Abbiamo già avuto con occasione con Chiara Pulvirenti qui di ragionarci, l'avete visto anche nella locandina, questa strategia di costruzione delle catene degli approvvigionamenti, di presenza dello Stato sul territorio, passa attraverso, ad esempio, la costruzione di silos. Da qui l'immagine di Odessa da cui siamo partiti, che diventano oggetto di discussione all'interno del CIR, all'interno del governo, all'interno del partito, e che saranno, nonostante le resistenze, uno dei risultati più evidenti delle attività della Cassa per il Mezzogiorno nel Sud. Allora, se andiamo a vedere gli elementi che intorno alla costruzione del silos concorrono alla definizione dei luoghi, della funzionalità di queste strutture, oggi c'è un ritorno di interesse anche da parte del Ministero sulle architetture rurali e non solo, si cerca di censirle anche con fondi del PNRR. Se uno va a vedere quali elementi, a mio modo di vedere, si apre una storia estremamente affascinante. Ad esempio, Napoli. La costruzione dei silos a Napoli, come ripeto in altre aree del Mezzogiorno, viene discussa dal Ministero dell'Agricoltura, dal Ministero della Difesa, dai ministeri civili, dall'IRI, dalla Federconsorzi, dalla Cassa per il Mezzogiorno, appunto i ministeri civili e i ministeri, come dire, militari, di difesa militare. Perché? Perché queste aree, nella fase che poi diventa, diciamo, nella prima fase della guerra fredda, acquisendo rilevanza strategica nell'economia della Cold War, diventano luoghi sensibili, diventano inevitabilmente luoghi particolarmente significativi per raccontare questa storia. Allora, i porti sono finanziati, la ristrutturazione dei porti, l'intensificazione dei porti è finanziata con fondi del piano Marshall. Si può dire, si poteva fare di più, in alcuni casi si è fatto poco, però c'è questa forte attenzione al commercio, alle rotte. Uno dei primi trattati italo-statunitensi è sulla navigazione, pochissime lo mettono in rilievo. Napoli diventa, come ricorderete, una delle sedi del comando delle forze NATO, e nelle carte della Federconsorzi noi abbiamo carte della Federconsorzi e della NATO circa la costituzione di riserve alimentari in caso di un nuovo conflitto mondiale. Allora, riassumendo, io credo che sul grano, il grano, le riserve soprattutto di cereali, e forse possiamo anche capire in questo senso una sorta di autogol, se vogliamo utilizzare questa espressione, l'Italia quando arriva agli anni 70 con Marcora e farà la battaglia sugli ortofrutticoli, sulle colture mediterranee, si trova un po' prigioniera di una politica che ha contribuito ad affermare e a consolidare, appunto perché ha riconosciuto sui cereali, appunto, una
funzionalità a livello economico monetario, a livello strategico, a livello di costruzione di una presenza sui territori e nelle relazioni internazionali, che ha fatto di quella commodity, come viene definita oggi, un ineludibile strumento di sviluppo. Eh, 1950, piccolo appunto per il ministro, missione del piano Marshall, discute dei finanziamenti ai porti e del flusso degli aiuti ERP in grano. Dove arrivano, perché arrivano, anticomunismo, addirittura sui porti. Ci sono degli scioperi in questa fase. Gli americani della delegazione dicono alla controparte italiana: non canalizziamo questi aiuti in quel porto perché le maestranze di quel porto hanno scioperato contro gli Stati Uniti. Nella crisi di Corea, e veramente vado a chiudere, nella crisi di Corea, come ricorderete, scoppiata nel 1950, c'è un passaggio non di poco interesse a mio vedere che metto alla vostra attenzione. Come per la crisi in Ucraina, abbiamo un'impennata, nel momento in cui scoppia la guerra, un'impennata nei consumi e negli acquisti. Un'impennata speculativa nei prezzi. Soprattutto i ceti medi, dicono nelle analisi interne alla Presidenza del Consiglio, accaparrano prodotti alimentari. C'è una corsa agli acquisti. Li chiama la Banca d'Italia nella sua relazione online sul 1940, li chiama acquisti cautelativi. E questo apre un allarme all'interno del Ministero dell'Agricoltura e della Presidenza del Consiglio immediato per i rischi inflazionistici. C'è un piccolo rialzo dei prezzi dei prodotti alimentari, si accende una luce all'interno della Banca d'Italia, attenzione, qui rischiamo una ripresa dei prezzi del pane e della pasta. C'erano ancora i prodotti politici, la risposta è sempre, non sempre, sarà quella che ho tentato di raccontarvi. Facciamo scorte. Facciamo scorte di sicurezza, di garanzia per la stabilità del prezzo del grano, perché garantire la stabilità del prezzo del grano ci garantisce la stabilità dei prezzi del pane e della pasta, e questo ha delle ricadute funzionali alla ricostruzione del paese. Io mi fermo, spero di essere riuscito a gettare qualche elemento di novità, diciamo così, su questo passaggio della storia d'Italia. E vi ringrazio per l'attenzione. E, sì, se volete poi le slide le posso condividere. E, direi a questo punto di, se non ci sono così osservazioni volanti e sintetiche, se siete d'accordo, oppure facciamo un terzo intervento, se siete d'accordo, e poi facciamo una piccola pausa di 10 minuti e riprendiamo. Va bene? 10 minuti, però, altrimenti rischiamo di andare lunghi. Allora, invito Giulio Mellinato a sostituirmi qui in presenza. Io ho le mie slide. Sì, cosa devo fare. Vai. Intanto buongiorno a tutti. Adesso recupero il PDF. Eccolo qua. Eccolo qua. Ah, vabbè, fa niente, posso scrivere il PDF. Perché non ha Acrobat? Va bene il primo. Acrobat. Ok.
Fai tu per la condivisione? Adesso, invece me lo dici tu. Sì. Questo? Sì. Vai. Poi se gradisci la... Ah, vederle facce, sì, ecco. Così dopo, se qualcuno mi fa facce strane, capisco che devo... devo combinare qualcosa. Va bene. Ecco, perfetto. Tanto grazie, spero che sia tutto a posto, che vediate le cose e via. Allora, intanto grazie per aver creato questa occasione, per aver avviato un discorso. Come dicevo, io in particolare sento molto bisogno di poter discutere queste cose insieme con altri dopo i 2 anni di pandemia, perché il pericolo più grande, ovviamente tutti noi abbiamo fatto ricerca in questi 2 anni, però l'abbiamo fatta da soli. E non aver verifiche vuol dire anche correre il rischio di prendere cantonate bestiali. Secondo passaggio, io avevo pensato alcune cose, invece i primi 2 interventi mi hanno completamente portato fuori strada. Se voi mi parlate di porti, mobilità, navi, eccetera, il mio cuore esplode, perché quello è praticamente il mio filone di ricerca principale. Quello che volevo dire è che però mobilità delle merci, connettibilità commerciale e politica di potenza sono sempre state 3 facce dello stesso prisma. Da sempre, in particolare dagli anni 70, 80 dell'Ottocento, quando in sostanza il meccanismo completamento delle linee ferroviarie sul continente, completamento delle linee telegrafiche nel giro del mondo e l'introduzione massiccia della navigazione di linee a vapore ha creato la globalizzazione. Già da quel momento, in sostanza, il livello di connettibilità commerciale di un paese rispetto al resto del mondo era anche una componente della sua politica di potenza. Ne ho parlato in Adriatico per la dialettica tra Italia e Impero d'Austria-Ungheria, è nota, no, la politica delle cannoniere tra Germania e Gran Bretagna, eccetera. Niente di nuovo, niente di nuovo. La butto come provocazione. Quello che mi stupisce è che in realtà rimane la battaglia del grano, mentre invece la mobilità di altri fattori come l'energia non è stata toccata. E questo mi stupisce, perché cioè il fatto che si sia bloccato il grano, ma fluiscano altre cose. Il gas, prima di tutto, il titolo è calzante, ma anche il petrolio e altre realtà continuano a fluire. Di solito non capita. Comunque, lascio tutto qua e vado avanti, perché sennò perdiamo tempo. Il titolo, l'attore dimenticato, l'Italia, che prima della Prima Guerra Mondiale ha una sua posizionalità commerciale pari a circa il 4% delle esportazioni mondiali. Questa percentuale cala al 2% nel periodo tra le 2 guerre, ritorna al 4% negli anni del piano Marshall e rimane più o meno lì per un lungo periodo di tempo. Quindi praticamente l'Italia, subito dopo la prima fase della ricostruzione, possiamo dire 47-48, ricomincia a essere quella che era prima, no? Quella che era prima della Prima Guerra Mondiale. E ricomincia ad agire e, come abbiamo visto, anche in parte a pensare, secondo logiche molto simili rispetto a quelle degli anni 10. Cosa cambia? Era poi anche lo stimolo di all'inizio. E cambia che questo dopoguerra intercetta subito una crisi, che è quella del cosiddetto boom coreano. Il boom coreano ha un po' una sua storia a parte nella storiografia economica italiana, ve la riassumo molto rapidamente. Diciamo un po' la scuola dei più anziani la mette al centro della storia internazionale dell'export-import italiano in questi anni, facendo leva soprattutto sulle fonti contemporanee. E quindi per una parte della scuola economica italiana, poco, perché poco in Italia si parla di proiezione internazionale dell'economia italiana, però per una parte della scuola è un argomento centrale, importante, però non danno i numeri, perché citano documenti che appunto nel 1950, 51, 52
di fatto vivono l'emergenza e non hanno ancora avuto il tempo di metabolizzarla, se non è proprio di misurare il boom coreano in termini almeno di medio periodo. E la storiografia più recente è ambivalente. La prima edizione del libro Battilani Fauri, la cita, la seconda edizione, quella in basso, che è lo stesso identico libro, con la copertina diversa, però leggermente rivisto, una delle poche revisioni è proprio il boom coreano che sparisce. No, negli anni tra il 53 e il 73 accadono alcune cose, la Golden Age, il miracolo economico, sparisce il boom coreano. Allora, qual è la verità? Dove collocare questa cosa? Andiamo a cercare gli effetti. Nelle due relazioni precedenti abbiamo visto soprattutto le cause, le politiche, il retroterra. Io vi parlerò soprattutto degli effetti. Collochiamoci nello spazio nel tempo. L'Italia nell'economia internazionale di questo periodo è, diciamo così, fotografata da questa tabella. Ciò che è importante è questa tabella del saldo dell'import-export in Italia, stabilmente passivo, è tutta rossa, e potentemente passivo. Si parla appunto di quote importanti, però parliamo soprattutto di importazioni e esportazioni di merci, no? FOB vuol dire free on board, ma insomma vuol dire merci, quantità reali. Se dopo mettiamo insieme turismo, rimesse degli immigrati, il risultato finale diventa attivo. Se mettiamo insieme le partite invisibili dell'economia italiana, allora abbiamo l'immagine appunto di un paese che ricomincia ad avere un suo ruolo internazionale, ricostituisce le riserve, l'ultima riga, l'ultima colonna a destra, lo fa, diciamo, non grazie a industria e agricoltura, che hanno ovviamente a che fare soprattutto con le due colonne a sinistra, no? Le merci reali. E il miracolo economico, alla fin fine, è possibile soprattutto grazie alle partite invisibili che consentono quindi di importare ed esportare. Il miracolo economico che, diciamo, è questo. Fondamentalmente queste sono le componenti del PIL durante gli anni del miracolo economico. Crescono tantissimo i servizi, e ti credo, perché sono quelli che garantiscono la bilancia commerciale, pensiamo al turismo. No? Una parte dei servizi attira investimenti, valuta pregiata, eccetera, sono fondamentali. La parte arancione è quella più conosciuta, ovviamente. Il boom economico in Italia, soprattutto boom industriale. La parte blu è l'agricoltura. Messa così, sembra effettivamente il parente povero, quello che cresce di meno, quello che incide di meno, e questo spiega anche la storiografia sul ruolo dell'agricoltura nel boom economico e tutto quello che abbiamo già detto. Di per sé, però, insomma, si tratta di qualcosa che merita invece di essere approfondito in altre forme. Lo dice anche l'Istat, basta un po' andare a pescare le serie di lungo periodo, tutti questi sono dati Istat e Banca d'Italia, però quello che conta è la tabella in basso a sinistra, secondo me, il valore aggiunto in agricoltura negli anni, no? Diciamo 1947-1970, è un valore aggiunto in agricoltura che in buona sostanza più che raddoppia in 20 anni. Ed è tanto per l'agricoltura. L'industria ha logiche di sviluppo, di crescita, ma molto diverse rispetto all'agricoltura. Voglio dire, l'agricoltura, certo, ci sono innovazioni, i trattori, la meccanizzazione,
i concimi chimici, eccetera, ma da una parte quello che ci ricordava Manuel, l'ambiente rurale è un ambiente tipicamente, culturalmente avverso al rischio. E in secondo luogo ha una mobilità dei fattori, una flessibilità dei fattori molto ridotta rispetto all'industria. E l'industria, uno costruisce un capannone, il piano Marshall porta le attrezzature e crea un'industria completamente nuova. Pensiamo a Cornigliano, per esempio. E in agricoltura no, non è che uno può creare campi, no? E più o meno quelli sono, si tratta di decidere come coltivarli. Ecco che questa rigidità dell'input da una parte e questa invece flessibilità dell'output sono degne di nota. Sono, secondo me, un elemento sul quale si può indagare e sicuramente vale la pena indagare. Ecco, ritorniamo però al punto di partenza. Il ruolo del boom coreano. Questo è appunto una di quelle fonti internazionali dalle quali la storiografia, una parte della storiografia italiana, trae un'immagine qualitativamente rilevante del boom coreano, no? In Korea, which gave a sharp impetus to the demand for primary commodities. Nelle statistiche, tra l'altro, anche dell'Eurobox delle Nazioni Unite, però questo sharp impetus si vede poco. Di fatto è una specie di proiezione di un dato psicologico. Nel giro di qualche mese capita qualcosa sui mercati internazionali, un ambiente ipersensibile. Nel 1950 la guerra era finita da poco tempo, una nuova guerra che comincia a coinvolgere tra l'altro l'ONU stessa, perché le truppe americane sono formalmente truppe dell'ONU, non si sa come andrà a finire e quindi crea, diciamo, un'aspettativa che sono anche giustificata, non può essere rilevata dai numeri nel lungo periodo o dai numeri nel breve periodo. Prolungano e proiettano questa realtà su periodi più lunghi. Però per quanto riguarda l'Italia non è così. C'è effettivamente un effetto del boom coreano sulle esportazioni italiane e tra l'altro questi sono calcoli del WTO su in dollari costanti, no? E quindi sono, insomma, diciamo così, valori reali delle esportazioni italiane. Nel 1951 c'è una cuspide, però uno dura quell'anno. Dopo riprende quasi esattamente l'andamento precedente, e la linea in blu scuro è l'andamento reale, la linea tratteggiata in azzurro è il trend, no, che ho ricostruito. Potremmo fare anche calcoli più complicati, media mobile, un trend curvo, ve la faccio molto molto semplice. Però quella cuspide del 1951 in termini percentuali vale il 27%, se proprio prendiamo il dato del 49 e del 52, facciamo la media e vediamo la differenza. È quella piccola linea nera che ho disegnato sotto. Ed è pari al 27%. Non vale tanto perché sarebbe meglio, cioè ovviamente il commercio internazionale è sempre dinamico, e conta un po' di più la differenza di circa il 20% rispetto al trend. Non è poco, un quinto di aumento rispetto al valore atteso, ma è altrettanto vero che non solo dura poco, ma negli anni successivi di fatto riprende lo stesso andamento del trend precedente. Quindi questo effetto del boom coreano è duplice, in parte psicologico, certamente, e in parte reale, perché dura nel 51, ma in parte no. Vi tralascio il discorso bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, però a questo punto sicuramente c'è bisogno di indagare un po' di più, bisogna andare un po' più a fondo per vedere queste cose. Andiamo allora, sono andato un po' a indagare le dinamiche dell'export italiano in questo periodo.
Questo è un po' il riassunto, se volete, dell'Istat di quegli anni e la statistica annuale del commercio estero, non molto noto anche perché non dura tantissimo nel tempo, però è interessante. Il 1951 è questo, qui a metà. Cosa capita? Beh, è che l'Italia importa soprattutto materie prime, questo, ed esporta soprattutto prodotti finiti, questo. Niente di strano, però è uno degli anni in cui si importano di più, insomma, questa sproporzione è più elevata. Calcolando tutto, appunto, le merci FOB, quindi sia industria che agricoltura, questi sono importazioni e esportazioni di quegli anni. Quello che conta, quello che vorrei farvi vedere, da cui partire un po', sono i terms of trade, che peggiorano bruscamente nel 1951, ancora nel 52, dopo ritornano a quello che erano prima nel 53-54. I terms of trade sono fondamentalmente il rapporto tra importazione ed esportazione. Se migliorano, vuol dire che in termini internazionali l'economia di un paese sta meglio, no? Cioè, in pratica riesce ad avere un rapporto con l'estero più vantaggioso. Se peggiora, il contrario. In questo caso peggiora bruscamente e va oltre il 100, va oltre l'unità dopo, per cui di fatto è un breve periodo in cui, durante il boom coreano, l'economia italiana perde competitività internazionale. Cioè, in pratica, deve pagare più esportazioni per avere la stessa quantità di importazioni, per intenderci. Questo, ovviamente, l'Istat vale per il quadro generale, bisogna andare un po' più a fondo. Per quanto riguarda i prodotti alimentari, importazioni ed esportazioni, ecco, diciamo, sono abbastanza, hanno una loro storia abbastanza significativa. Ciò che conta non è tanto le quantità sulla sinistra, sono i prezzi sulla destra, che di nuovo nel 51 hanno una brusca, importante impennata che rimane nel tempo. Però non è tanto un problema di quantità, è un problema di prezzi. Quello che ho cercato di fare è allora andare a vedere il rapporto quantità-prezzo negli anni, no? Del boom coreano. Di nuovo ritorniamo un po' indietro. L'import-export alimentare italiano in questo periodo è, come diceva Manuel, stagnante. Fino in pratica agli ultimi anni 50, in termini proprio monetari, cresce poco e stabilmente noi importiamo più di quello che esportiamo. Entrambe le curve, in maniera abbastanza parallela, con questa strana cuspide nel 63, però in maniera abbastanza omogenea, import ed export cominciano a crescere e crescono stabilmente a partire dalla fine degli anni 50. E fuori dall'ambito, insomma, di cui ci occuperemo adesso, però quasi potrebbe essere il termine di questo periodo, ve lo suggerisco, perché se certamente succede qualcosa nel 1951, di solito sui mercati internazionali l'altra data importante è 1956, per l'intervento in Ungheria, l'intervento sovietico in Ungheria e la chiusura del canale di Suez, che per l'Italia è importante perché, chiudendo Suez, di fatto il Mediterraneo non è più un mare di transito tra l'Europa, l'Atlantico e l'Oceano Indiano, ma diventa un mare chiuso. Quindi non è soltanto un problema dell'import-export italiano, è proprio il ruolo che il sistema marittimo italiano ha all'interno dei circuiti globali. In pratica, chiudendo Suez, il Mediterraneo è un mare
all'interno del quale si entra e si esce, ma non può essere attraversato anche magari da traffici che provengono da altre parti d'Europa, sono dirette da altre parti del mondo e che magari possono fare scalo. Ecco, chiudendo Suez, l'Italia non è più uno scalo, può diventare soltanto destinazione finale. E nonostante questo, l'import-export si impenna proprio a partire dal 56-57 e stabilmente procede in avanti. Il settore alimentare però, diciamo così, per quanto riguarda le importazioni, mantiene più o meno il 30% del valore complessivo delle importazioni in Italia. Il valore delle esportazioni rimane importante, rimane sul 40% del totale delle esportazioni fino alla fine degli anni 50 e dopo gradualmente declina. L'indice generale, ritorniamo a questo punto a tutte le merci, il rapporto qualità-prezzo ci dice alcune cose. In pratica ricostruiamo il terms of trade andando ad indagare nel dettaglio quello che sta succedendo. Nelle importazioni, in buona sostanza, quando la linea rossa cresce e la linea blu cala, vuol dire che l'economia italiana ci guadagna, no? Cioè perché riusciamo a importare più merci spendendo meno soldi. Il contrario avviene invece nelle esportazioni. Dobbiamo esportare più merci per guadagnare gli stessi soldi di prima. Allora, in buona sostanza, nel settore delle esportazioni peggioriamo, nel settore delle importazioni ci guadagniamo, però in pratica alla fine degli anni 50, tra industria e agricoltura. Se invece andiamo nel dettaglio dei prodotti agricoli, e in pratica l'Istat distingue essenzialmente tre livelli, di risparmio, le statistiche sugli animali vivi, sui prodotti della caccia, su altre cose, gli indici principali dell'agricoltura sono i tre che vi mostrerò. Le materie prime, ecco qua, va abbastanza bene relativamente stabile, ecco, nelle esportazioni rimaniamo molto vicini, va male nelle importazioni. In pratica con lo stesso prezzo importiamo qualità minori alla fine degli anni 50. Invece cambia un po' per il primo livello di trasformazione, i livelli più semplici di trasformazione, e qui andiamo male in entrambi i casi, no? Aumentano le quantità e diminuiscono i prezzi nelle esportazioni, aumentano i prezzi relativamente alla quantità nelle importazioni, andiamo relativamente, diciamo così, meno male nei prodotti di più complessa lavorazione e trasformazione, dove comunque, anche qua come vedete, nel 1951 c'è un cambiamento significativo. Cominciamo il primo anno di guerra, importiamo di meno, dopo cominciamo a importare di più, nel primo anno di guerra esportiamo di più e dopo esportiamo di meno. Riassumo un po' le cose. Boom coreano certamente nell'agricoltura italiana non soltanto cambia un po', ecco, impatta sull'agricoltura, prezzi e quantità, soprattutto nei primi anni di guerra. E secondo me è anche qua sia un aspetto economico sia un aspetto psicologico, il discorso dell'accumulo di scorte, eccetera. Questo spiega. Però, se vi ricordate un po' le diverse cose, impatta in maniera diversa tra i diversi segmenti dell'economia italiana. Impatta di più nei prodotti
relativamente delle materie prime e soprattutto nei prodotti di prima lavorazione, no? Quelli sono più semplici. Nei prodotti di più complessa lavorazione impazza proporzionalmente di meno. Quindi, di fatto, anche per la coincidenza che abbiamo visto prima, i dati del commercio internazionale ci dicono che in quegli anni risulta più conveniente e meno esposto a gli squilibri del mercato trasformare i prodotti, non solo per la questione del valore aggiunto eccetera, anche perché i mercati internazionali, diciamo, sono più favorevolmente disponibili ad accettare merci italiane trasformate, cibo italiano trasformato. E sono anche anni, li studiano i colleghi della Cattolica, eccetera, sono anche anni in cui parte l'industrializzazione anche di alcuni aspetti apparentemente più semplici dell'agricoltura italiana, i formaggi, no? La preparazione di cibi semplici da cucinare e da mettere in tavola. Certamente questa cosa capita soprattutto nel nord-ovest, quindi anche in coincidenza con il boom economico, con la grande urbanizzazione, eccetera, ma industrie come Locatelli, Star, anche l'inscatolamento del tonno, per esempio, di fatto stanno dentro questa cosa e riescono anche ad intercettare un momento favorevole per l'esportazione. E quell'incremento di esportazione, mi piacerebbe vederlo, non riesco a vederlo, non sono riuscito per oggi, ma anche vedere, proiettare intanto queste dinamiche su un tempo più lungo e cercare di vedere cosa l'Italia effettivamente esportava, perché fino adesso i dati aggregati che sono riuscito a gestire sono dati che riguardano soprattutto le esportazioni agricole tout court. Se cominciamo invece a ragionare tra materie prime, lavorati di prima lavorazione e lavorati invece di più complessa lavorazione, troveremo, secondo me, sorprese importanti e anche una spiegazione di quella transizione dell'agrofood italiano sempre più verso una industrializzazione relativamente a sé stante, non grande, no? Non diventiamo la Kraft o qualcosa di completamente fordista, già negli anni 50-60, arriverà dopo, però c'è una transizione importante e sicuramente il mondo agricolo si accorge che esportare prodotti lavorati conviene molto di più che esportare materie prime, prodotti non lavorati. Cosa esporta l'Italia in questo periodo? Qui soltanto i valori. Questo, no? Non sono riuscito a fare il rapporto quantità-prezzo. E soprattutto in rosso, generi alimentari e materie prime per la loro produzione, i prodotti semplici. In questo periodo l'agricoltura italiana continua, e guardate, nonostante quello che vi ho detto, no? Dagli anni 40 agli anni 70 la situazione è abbastanza stabile. L'export è soprattutto per il 50% di materie non lavorate. Cosa cambia? C'è una lieve dialettica tra prodotti naturali e residui e prodotti di prima lavorazione, cioè il più semplice stadio di industrializzazione comincia soprattutto negli anni 60 e prosegue, va avanti con cosa? Sviluppando soprattutto cosa? I due prodotti che cominciano, insomma, a muoversi di più e a muovere l'esportazione sono la riga rossa in alto, agrumi, e altra frutta fresca sotto. I prodotti tradizionali, i prodotti che erano rimasti bloccati dal fascismo. E ne abbiamo fatto un lavoro eccetera all'inizio degli anni 70
più del 40%, se mi ricordo bene, nel 1974 il 49% dei limoni italiani viene esportato nell'est europeo, il grano russo che arriva, eccetera. E nell'ambito di un seminario permanente, ecco, della mia università Milano Bicocca, dedicato a cibo e società, abbiamo aperto l'anno scorso un focus sulla guerra fredda e grazie a questo siamo entrati in contatto con Emanuele Bernardi ed è iniziata la storia che ci ha portato qua oggi. E in buona sostanza questo export italiano verso l'oltre cortina è importante non soltanto per, in termini quantitativi, no? Perché noi riusciamo ad esportare cose di cui loro hanno bisogno e riusciamo ad importare noi cose di cui noi abbiamo bisogno in quel periodo, ma anche perché è un mercato protetto. In termini, non è un caso questa grande espansione degli agrumi, se pensate proprio agli anni in cui comincia la grande espansione dell'agrumicoltura in Grecia e soprattutto in Spagna. Ma negli anni 70, i primi anni 70, Grecia e Spagna sono per l'est Europa ancora mercati proibiti perché c'è la dittatura. E quindi l'est Europa importa poco da quei paesi, può importare dall'Italia che è un paese amico, c'è il Partito Comunista, ci sono tradizioni di lungo periodo, eccetera, e quindi l'Italia esporta non soltanto questa quantità di agrumi verso l'est, ma anche divide in due il mercato. La quota migliore della agrumicoltura esporta verso la comunità europea, perché appunto, i tedeschi, i francesi, gli olandesi, anche i norvegesi possono scegliere tra i limoni italiani e i limoni di altra provenienza, scelgono i migliori, è inutile esportare la quota peggiore del raccolto lì. La quota peggiore del rapporto viene esportata all'est. E questo consente uno sviluppo importante, non soltanto dal punto di vista della bilancia commerciale, degli scambi, eccetera, ma anche dal punto di vista regionale. Perché praticamente gli agrumi in Italia, di fatto, sono coltivati in tre regioni, che sono esattamente quelle che poi non hanno partecipato al boom economico, non sono state industrializzate, hanno anche insomma, un'importanza politica per i partiti di governo importanti, eccetera. E la fermo qui perché potremmo andare avanti. Ecco, questo è. Verso l'est le quote di esportazione sono importanti perché da una parte sono mercati protetti, dall'altra abbiamo bisogno di migliorare il terms for trade. L'ultima delle cose che vi volevo far vedere è dall'altra parte. Ecco, i paesi dell'est Europa con chi scambiano? Ma in questo periodo fondamentalmente con tutti, anche Stati Uniti e Unione Sovietica. Quindi l'Italia entra dentro un mercato internazionale, in particolare un mercato dell'est, che non è così sigillato come la storiografia politica della guerra fredda vorrebbe farci vedere. Tra l'altro anche l'Ungheria, se notate, invasa dall'Unione Sovietica nel 1956, non cambia i suoi rapporti economici internazionali. Cioè non è che dopo il 1956 l'Unione Sovietica controlla l'import-export ungherese. Di fatto no, cambia qualcosa, ma dopo ritorna quello che era prima. Scusami, questi servono sempre di cereali alimentari o sono tutti? Cioè tutto, questo, tutto, 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 però, tutto. E con il caso particolare della Jugoslavia, che però è importante per noi, perché attraverso la Jugoslavia noi attiviamo una shadow economy lungo verso tutto l'est, che ancora negli anni 50 ha rapporti importantissimi con gli Stati Uniti che continuano ancora negli anni 60 e 70, no? E qui anche l'Italia e altre cose. Mi fermo perché ho finito il mio tempo, spero di aver intanto dato delle suggestioni. Oggi no, oggi siamo talmente seri che non applaudiamo, siamo talmente concentrati. Allora, spero di non abusare della vostra pazienza, 10 minuti veramente precisi di interruzione, ci rivediamo qua. Intanto condivido una cosa che mi faceva piacere per un amante dei porti, l'ho mancata in sede di presentazione, ma
è proprio come dire tra di noi. Questo è il porto di Odessa del 1950 in un'analisi dei servizi segreti americani. È una descrizione analitica del porto di Odessa e niente, ecco. Me la lascio per questi 10 minuti di interruzione. A fra poco. Ciao, a dopo. Sì, non so dove le trovate, però sul dipartimento delle...
Buenos días, Miguel. ¿Qué tal, Manuel? Pues bien, ¿qué tal por Santiago? ¿De dónde eres a todas estas? Yo he nacido en Oviedo. ¿En Oviedo? ¿Qué tal? ¿Y cómo has terminado en Italia? Una vida larga. Sí, sí, se puede explicar rápidamente, vamos. Bueno, cuestiones familiares, relaciones. Y después uno en algún sitio tiene que vivir. Sí, bueno, y hay sitios peores, desde luego. Por supuesto, no me quejo. No me quejo. Mis padres viven, o mi madre vive en Santander, uh-huh. y mis primos entre Orense y Santiago. Pero tú eres más modernista de formación, ¿no? Yo me he licenciado en Historia Medieval con Gelaber. Ah, Hobart. Y después los avatares de la vida universitaria te llevan, sí, a otras cosas. Claro. Porque tú das clase en una facultad de económicas, ¿no? No, de ciencias políticas. Ciencias políticas. Y hago historia económica, y me he doctorado en Cantabria ya hace muchos años sobre el patrimonio inmobiliario de la Iglesia Española en Roma, en la Edad Moderna. Caray. Ya sabes. Muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien. Bueno, ¿qué te voy a decir? Minucias así de la vida académica, nada. De esas yo ya. Nada especial. De eso intento pasar. Sí, pero bueno, por lo demás, en fin. Bien. Y nada, qué pena que no sea en directo, vamos, en pues Italia. Sí, esto es el problema de. La ventaja, porque claramente. Bueno, yo es que. El micrófono. Se me ha ido otra vez, sí. No, digo que no, que hace como 20 años que no voy por Italia. Ya me hubiese gustado. Pues yo por Santiago, bueno, 4 o 5. Pues mira, fíjate, estuve desde en el año 5, di unas clases en una universidad cerca de Turín, desde entonces. Entonces no he vuelto, así por cosas de la vida. El tiempo pasa muy deprisa. Sí, bueno, y luego, bueno. Pues, después te complicas. Sí, con la familia y luego, aparte, cuando he vuelto a poder viajar, pues aunque me interesa mucho la historia de Italia, la literatura y todo, pero lo que es la hora para investigación, estoy con otras cosas y tú eres una prioridad. Entonces, tú eres un contemporáneo. Tú eres uno de historia contemporánea. Yo soy de contemporánea, sí, puro, vamos, no tengo esa cintura que has demostrado tú. Desde la Edad Media hasta el siglo XX. Esto es lo que ocurre a los que se ocupan de historia económica, que nos llaman, claro, siempre para cualquier cosa. Sí, los de historia económica, efectivamente, claro. Vivimos en un ascensor, digo, frecuentemente, subes y bajas. Sí, pero aparte, claro, la gente que termina en un ecosistema de economistas o de politólogos, para ellos la historia más allá de mediados del 19. ¿En qué facultad estás? ¿Letras, Historia y Geografía? Creo que se llama así, ¿no? Nosotros tenemos la Facultad de Geografía e Historia. O Geografía e Historia. Y teníamos un departamento de Contemporánea de América, pero ahora por cuestiones de ajustes nos han unido a todos en un macro departamento. Entonces, formalmente estamos desde los prehistoriadores hasta nosotros, pero en la práctica las áreas es donde se cuece todo. La última vez que estuve fue en un congreso organizado por, ¿cómo se llama?, el Laboratorio de Historia Rural, sobre el maíz. Pues no, bueno, yo no asistí. Que salió publicado en vuestra revista, Obradoiro. Ah, bueno, pues claro, los de Moderna, sí, Obradoiro Historia Moderna. Sí, que es una revista que está bastante bien, sí. Sí. Nosotros. Está bien en los rankings y entonces, bueno, es un círculo virtuoso. A la gente le compensa mandar ahí, a la gente joven también. Sí, en cambio, en contemporánea no tenemos una revista. No tenéis. Otra revista. Hay una revista para toda la facultad que es Semata, pero no tiene personalidad porque ahí escribe todo el mundo, desde los de arte, geografía. Y es un modelo que ahora con el impacto y todo eso, pues no tiene ningún sentido. No, para la gente joven, porque nosotros nos podemos permitir
mandar no un artículo ahí, pues. Y no escribir, nos podemos permitir no bueno, escribir. También, por desgracia sí que hay gente que lo hace, pero vamos, que sí. Tampoco ya para nosotros no es cuestión de vida o muerte. No, pero para los chaval jóvenes, para los jóvenes es mucho más complicado. Claro, es una cosa casi darwinista. Y entonces, es una selección durísima, tú lo has dicho, muy dura, muy dura. Muy, muy darwinista, sí. Sí, porque los que controlan las revistas después no es que se comporten siempre de una forma muy ortodoxa hacia los jóvenes. Bueno, en todo caso, sí, el Obradoiro es un ejemplo de revista de un departamento que lo que era antes, ¿no? Sí, sí. Que sí, sí. Realmente se ha sabido adaptar muy bien a los nuevos tiempos. ¿No? Sí, sí, con todo. A mí no me la reconoce en Italia, porque esto es otro problema. Buscamos revistas, pero después lo que publicas en el extranjero a lo mejor no te vale en tu país. Esto es así. Qué raro. Esto es así. Y uno se adapta a las circunstancias. Pues aquí, hombre, claro, yo no publico en el Obradoiro porque no trabajo esa época, pero sé que desde luego... Yo lo sé. Yo he publicado simplemente porque la consideraba una revista de prestigio, independientemente de demás cosas. Basta. Pero vamos, que en España está bien en los rankings, estoy completamente seguro. Sí. Pues será cuando decida de ir a trabajar a España, la presentaré. Hace poco, bueno, tuve la desgracia de que me tocase estar en la comisión del premio extraordinario. Claro. De doctorado, y tuvimos que hacer los índices, ¿no? de puntos para un montón de gente, y claro, el Obradoiro lo había publicado ahí varios de los candidatos y estaba arriba en índices objetivos, ¿no? Vale, pues estupendo, pues empezaré a plantearme sacar una plaza por alguna universidad española y para utilizar esta publicación, ¿ves? Ya he publicado en Obradoiro. Yo creo que lo importante, es verdad que es dura, es difícil, ¿eh? No. Vale. ¿En qué universidad estás, que se me ha ido? En Perugia. En Perugia, jo. En Perugia teníamos acuerdo de Erasmus hasta hace unos años. Ah, pues si quieres lo habéis quitado, lo habéis... No lo sacamos nosotros, nos lo anularon... Nosotros mandamos, bueno, con Italia suele venir gente también, ¿no? Y no hay problema. Y nosotros mandamos varias veces a Perugia, pero en un momento dado. Y luego la ventaja del Erasmus para nosotros es que también permite breves estadías docentes, ¿no? Claro, hay el movimiento Erasmus de los docentes, de los profesores. Sí, sí, que son 4 o 5 días, pero bueno, para un... Bueno, pues no está mal tampoco. Está mal, claro. Va a dar un seminario, un máster o lo que sea. Y para moverte un poquito. Sí, bueno, sí, para eso también. ¿Y os lo quitaron? Bueno, redujeron, sí. Nosotros con Italia llevaba yo como 9 acuerdos o así. Mm. Y nos han quedado 3. Perdimos el de Bolonia, que era la estrella, digamos, pero perdimos Perugia, Urbino, en fin. Perdimos, sí, claro, todos. Porque a los acuerdos les está pasando lo mismo que las revistas. Las universidades seleccionan. Claro, pero yo no entiendo por qué, porque en realidad un acuerdo puede estar ahí que no lo utiliza nadie durante 3 años y no pasa nada, no pierdes dinero, no te penaliza. No cuesta. No, por eso digo, yo entiendo que se recorte otras cosas, pero es que esto no, tú puedes tener un... No sé, yo que hay una cierta esquizofrenia de los que gobiernan las universidades. Sí, yo creo que sea aplicar las mismas pautas de economicistas, digamos, ¿no? A selección. Todo, incluso a cosas que no pertenecen a ese acto. Los acuerdos los hacemos con las mejores universidades, con los otros. Eso es, sí. Bueno, pues ya está. ¿O por qué vamos a tener tantos acuerdos con Italia o con España? Pues, ¿qué más? Pues eso. Lo importante es hacer solo un acuerdo con Inglaterra y después no te dejan entrar. No, esos son justos con los que es imposible, ya era imposible antes organizarse. Ya, basta. Bueno, pues tú cuando hablas ahora... Pues ahora mismo, si me deja. Si te dejan, vale. Cuando me toque. ¿Y hablas de España o del mundo? Del mundo. No, hablo de pues no sé ni de qué hablo. Desde luego de España, no. Es la de los organización, planes verdes, he leído, ¿no? Hablo de los exiliados del bloque del este, de los exiliados agrarios. Ah. Que bueno, no sé si pega mucho con el tema del seminario. Pero... ¿Técnicos? ¿Cómo? ¿Técnicos? No, son políticos. Son gente que había gobernado sus países. Y son exiliados en la Guerra Fría y tienen una visión de lo que es un poco todo lo que habéis hablado aquí y más cosas, muy poco conocida. Y bueno, eso es un tema exótico. Creo que empezamos. Venga. Venga. Un placer.
le oire con interesse. Secretos de cómo cultivar el maíz. Vamos a ver si me organizo con... Es un poco roñoso esto de compartir el, sí, la pantalla. Estoy, a ver, vamos a intentarlo. Allora, riprendiamo. Allora, eccoci. Visto che Michel Cabo è subito partito con la presentazione, ottimo. Allora, gli lascio la parola. Lo ringrazio tantissimo per essere con noi. Vuole essere anche questo con Michel, ne parlavamo da tempo, un po', come dire, l'inizio di una... un rapporto di lavoro, di amicizia, mi sentirei anche di dire, tra di noi, e che possa essere appunto utile e la base per magari qualche collaborazione internazionale di cui abbiamo già parlato. Mi scuso ancora per non essere venuto, Michel, ti ringrazio comunque di nuovo per essere con noi. Allora, ci parlerà dell'Internazionale Verde, dico solo una battuta. Noi, come credo sia chiaro, sì, okay. Penso di sì, vedo il rosso, giusto? Sì, credo di sì. Noi appunto parliamo di politica, parliamo di economia, parliamo di appunto relazioni commerciali, e sullo sfondo o dentro il nostro discorso inevitabilmente c'è anche la guerra fredda. Allora, Michel ci presenta una pagina poco conosciuta, diciamo così, della guerra fredda, appunto a dimostrazione di quanto questa storia sia veramente sfaccettata. E quindi appunto gli lascio la parola e lo ringrazio. Prego. Grazie, buongiorno. Io vorrei parlarvi di un'organizzazione, possiamo dire perfino di un lobby, la International Peasant Union, che ci può offrire un approccio esotico, originale, alle questioni di cui ci stiamo occupando oggi. La guerra fredda, il ruolo dell'agricoltura nell'economia e così via. E devo un po' prima di tutto presentare la IPU, perché non è mica un'organizzazione troppo nota, che ha un certificato di nascita con la cosiddetta dichiarazione del giorno dell'indipendenza, il 4 luglio 1947, a Washington. E chi sono gli uomini, perché sono quasi al 97% uomini, chi sono gli uomini della IPU? Sono esuli, politici agrari, politici che dei partiti agrari che hanno governato, che hanno avuto un ruolo politico molto importante in tanti paesi nell'epoca tra le due guerre, che con l'inizio della guerra fredda sono arrivati in America, anche in Inghilterra, in Francia, ma soprattutto negli Stati Uniti. E hanno una continuità con delle sfumature con l'Internazionale Verde di Praga. L'Internazionale Verde di Praga, il cosiddetto Ufficio Internazionale Agrario, che era un organismo di coordinazione dei partiti agrari in tutta l'Europa, anche gli occidentali, i nordici, ma che aveva un centro di gravità molto forte nell'Europa centro-orientale, la Cecoslovacchia, la Jugoslavia, Polonia, Bulgaria, i romeni soprattutto, e che diciamo che la IPU cerca di riformulare, risuscitare la Internazionale Verde di Praga, che è sparita quando i tedeschi hanno invaso finalmente la Cecoslovacchia, che era dove si trovava fisicamente questa internazionale, facevano i congressi e così via. La IPU ha dei precedenti, un precedente che sarebbe questa Internazionale Verde di Praga, e dei precedenti immediati.
Il primo precedente immediato sarebbe che nell'esilio della Seconda Guerra Mondiale, prima a Parigi e dopo a Londra, i politici agrari di diversi paesi occupati dai tedeschi hanno fatto degli incontri con l'amministrazione britannica, con altri partiti e con organizzazioni di partiti di altra sfumatura ideologica, per coordinare e pianificare il futuro, il dopoguerra. Piani, per esempio, per organizzare i mercati agrari nell'Europa dopo il nazismo. Anche i partiti agrari avevano una impronta di federalismo molto forte e hanno anche collaborato nei piani per una federazione europea che l'avrebbe finita con le guerre commerciali e le guerre in sentito proprio vero. Poi l'altro precedente che veramente spiega tante cose è che nel primissimo dopoguerra nell'Europa centro-orientale questi politici agrari sono tornati, oppure erano rimasti, ma sono tornati in ruolo di prima linea nei paesi che finalmente sono stati dominati dai sovietici. I partiti agrari sono stati spazzati via nella Cecoslovacchia, nella Polonia, l'Ungheria, eccetera. Questo spiega che questi politici agrari che arrivano nell'esilio sono traumatizzati in un senso politico, ma anche in un senso personale. Il primo congresso si fa a Washington nel maggio del 48 con delegazioni di parecchi paesi e da qui inizia un'attività molto interessante, con un bollettino mensuale, una casa editrice, sono anche attivi davanti alla Società di Nazioni soprattutto hanno un rapporto assai stretto con l'amministrazione americana. E non spiegherò adesso l'organizzazione della IPU perché non sarebbe troppo lungo, ma c'era un segreto di Pulcinella, che era il finanziamento dalla CIA, del Comitato dell'Europa Libera, il Dipartimento di Stato, attraverso aziende private e così via, perché infatti, anche se avevano una loro autonomia, questi politici agrari alla fine erano una ruota nel grande meccanismo di propaganda della Guerra Fredda. E raggiungerà un massimo di 13 partiti agrari sotto il suo ombrello, la IPU. Questi sarebbero i paesi che erano i partiti agrari che erano rappresentati nella IPU. C'è una grande differenza con la Internazionale che possiamo vedere qui, la Internazionale Agraria di Praga, che aveva anche partiti, anche se erano partiti piccoli, ma c'erano anche partiti occidentali, c'era il Partito Agrario Spagnolo, il Partito Agrario Contadino Francese, l'olandese, il belga e così via. E la IPU diventa un'organizzazione soltanto per i partiti agrari dai paesi occupati, dall'altro lato dal sipario di sipario d'acciaio, no? Si dice. Bene, qual era la ideologia, il programma di questi partiti? È un aggiornamento di quello che delle loro idee. Scusatemi un attimo. Scusate, tra le due guerre l'ideologia ha una forte continuità con quella tra le due guerre. Infatti la IPU reivindica il ruolo storico come garanti del parlamentarismo, della democrazia e così via, del partito agrari nell'Europa prima della Seconda Guerra Mondiale. E infatti
Sì, sottolineano il martirio dei politici agrari sotto il comunismo. E tutto questo in una guerra di propaganda contro i partiti comunisti dei loro paesi e anche la propaganda sovietica. E la loro ideologia è basata sul ruralismo, questo è chiaro. E la base della democrazia, dello sviluppo economico, della stabilità sociale, della cultura, deve avere sempre una impronta, un segno rurale. Non sono contro la modernizzazione, ma vogliono una modernizzazione a modo suo, su una base contadina. E sarebbe quindi una modernizzazione alternativa, cooperativismo, proprietà familiare, agroindustria. Sono contro la grande proprietà, infatti negli anni 20 e 30 questi partiti agrari, dove avevano il potere, hanno impulsato riforme agrarie contro la grande proprietà. Loro volevano una agricoltura sulla base dei contadini. Il ruolo della grande proprietà e anche dei giornalieri doveva essere molto ristretto. Sfumatura molto importante: l'agricoltura per questa gente è concepita come un modo di vita, con dei valori associati, valori a proteggere che andavano molto al di là della strettamente della rentabilità e della produttività economica. Non era essere agricoltore o essere contadino, se vogliamo, per loro non era un'attività professionale qualsiasi, ma l'attività professionale, il modo di vita più importante, è la base di tutto l'altro. E la internazionale tra le due guerre era già anticomunista, si presentavano a se stessi, la Internazionale Verde di Praga, come una terza via tra capitalismo liberale e comunismo. Infatti erano più vicino, le loro proposte erano più vicine al capitalismo, perché dal capitalismo volevano moderare gli eccessi, correggere aspetti. Per esempio quello che loro credevano era la speculazione, lottare contro le disuguaglianze troppo acute, mentre contro il comunismo era un rifiuto assoluto. Questo anticomunismo ce n'era già prima della Seconda Guerra Mondiale, però nella Guerra Fredda diventa il segno d'identità e diventa un anticomunismo feroce, assolutamente feroce, senza sfumature. Per quelli della IPU, per questi esuli agrari, il comunismo è lo stesso sempre e dappertutto, non vogliono fare, sono inflessibili, non hanno nessuna flessibilità, è lo stesso Stalin e Khrushchev, è lo stesso Castro, il Vietnam, i cinesi, il comunismo è sempre lo stesso per loro. E se c'è un può sembrare diverso, può sembrare qualche volta un comunismo più dialogante, più moderato, ma questo per loro sarebbe soltanto una strategia, sarebbe una maniera di ingannare, di fare un po' il furbo, per approfittarsene dell'ingenuità dei politici occidentali, perché loro credevano che veramente loro erano quelli che conoscevano i comunisti, perché avevano subito i loro attacchi, e volevano un po' istruire i politici, soprattutto americani, ma in generale occidentali, sul da fare rispetto ai comunisti. E nella ideologia della IPU c'è anche un elemento che nell'epoca tra le due guerre era molto moderato, ma adesso è molto forte, che è la russofobia. Una russofobia che in parte ha un'origine etnica, perché nella IPU
avevano molta influenza politici di paesi che tradizionalmente avevano una sfiducia verso i russi molto spiccata. Parlo soprattutto dei polacchi, ma anche degli ungheresi. E la russofobia è molto forte. Infatti, questa gente della IPU, pensa che la guerra fredda e il comunismo, infatti, nella lunga scadenza sono la prolungazione di segni d'identità della Russia che c'erano già nell'epoca zarista. La volontà di espansione, la volontà di fare un po' da fratello maggiore, the big brother di tutti i popoli slavi, il fatto che lo Stato aveva sempre priorità sugli individui, la violenza. Per quelli della IPU, molte caratteristiche dell'Unione Sovietica c'erano già, infatti, nella propria natura del paese, dei russi e dell'epoca dei zari. Scusate. Sì. Tra gli aspetti che la IPU ha fatto un contributo a diffondere è quello del concetto di totalitarismo, che evidentemente ha delle radici più antiche, anche tra quelli antifascisti, no? In Francia negli anni 20 e poi Hannah Arendt e così via, ma hanno applicato il concetto di totalitarismo dal loro punto di vista rurale e agrario, e potevano parlare delle somiglianze dell'occupazione e della politica economica e dell'ostilità contro i contadini e contro i partiti agrari, le somiglianze tra nazisti, fascisti e comunisti. E questo discorso di totalitarismo nei primi anni della Guerra Fredda ha trovato negli Stati Uniti, che era il paese che accoglieva questi politici agrari, ha trovato un'accoglienza molto, molto positiva, perché definiva l'inimico, il nuovo nemico dall'anno 47-48 in una maniera molto sì, molto manichea, molto aggressiva, perché rompeva un po' l'argomento dell'antifascismo dell'Unione Sovietica. E uno si può pensare, ma questi qua alla fine sono dei perdenti della storia, sono naufraghi, hanno subito tante disfatte prima davanti alle dittature di destra negli anni 30, poi dall'occupazione fascista oppure nazista, e poi sono stati spazzati via dai loro paesi dall'Unione Sovietica. Quindi chi se ne frega, scusate, ma perché è importante quello che pensavano, quello che dicevano questi esuli che non hanno più potere nei loro paesi e che alla fine non riusciranno mai a tornare. Non ritroveranno mai più il potere nel loro paese. Perché sono importanti? Tutto quello è vero, tutto questo che ho detto, ma avevano anche risorse e canali di influenza che non sono trascurabili. Risorse. Quello che possiamo dire è il capitale sociale dei dirigenti della IPU. Erano gente che i leader della IPU erano stati capi governo, avevano ministri, avevano, per esempio, non voglio dire troppo nomi che alla fine non vi dicono troppo, ma per esempio Mikołajczyk, che Stanisław Mikołajczyk, che era il presidente della IPU, il polacco, lui era stato il capo governo a Londra del governo polacco nell'esilio. Aveva trattato con Churchill, con Stalin, e sono gente che conosce tutti quanti che contano nella politica internazionale. Quindi hanno un capitale sociale assai importante. E poi hanno la popolarità e
l'influenza elettorale negli Stati Uniti tra le comunità di immigranti. E anche un legame, una connessione diretta con i congressisti delle rispettive comunità etniche. Se i polacchi, gli ungheresi, i croati volevano avere qualcosa, volevano che i loro punti di vista si sentissero nel congresso a Washington o nell'amministrazione, trovavano sempre qualche congressista, qualche altro alto funzionario delle stesse origini che poteva trasmettere il loro punto di vista. È molto importante, nei primi giorni, soprattutto nei primi anni della Guerra Fredda, questa gente aveva una conoscenza di prima mano del blocco comunista. Quindi diventano i primi sovietologi, così per dire. E dobbiamo pensare che quando l'Unione Sovietica e i paesi dipendenti diventano il nemico, in sostituzione delle potenze fasciste, e per combattere contro qualcuno devi conoscerlo. E negli Stati Uniti, nell'amministrazione, ma anche nelle università e nel mondo dell'economia e così via, non c'erano troppe persone che parlavano, che potessero parlare le lingue, che potessero conoscere la cultura, l'economia, la storia di paesi come la Bulgaria, l'Ungheria, eccetera. Quelli della IPU conoscevano di prima mano quello che stava accadendo nel blocco dell'Est. E avevano anche informazioni molto, molto informazioni recenti, perché erano in contatti con quelli che scappavano dei paesi che cadevano sotto il controllo di Moscova. E poi c'era un ruolo che non è stato veramente quello che hanno giocato, ma potenziale, un ruolo come governo alternativo alla fine non è accaduto, ma se nel caso di caduta dei regimi pro-sovietici, quelli che potevano gli occidentali mettere come governo di transizione per organizzare un po' questi paesi, sarebbero gente come questi agrari, che erano i partiti più importanti prima della caduta dei loro paesi sotto il controllo di dell'Unione Sovietica. E queste sono le risorse degli uomini della IPU. E come hanno fatto uso di queste risorse? Tramite diverse attività. Per esempio, davanti alle Nazioni Unite, erano dappertutto, se c'era un congresso agrario ovunque, anche nella India, nell'Indonesia, in Italia, c'erano là. Erano presenti anche nelle organizzazioni di altre organizzazioni di esuli, per esempio l'Assemblea delle Nazioni Cautive, nel Consiglio d'Europa, Radio Free Europe, eccetera. Fornivano consulenza e informazione a congressisti statunitensi. Perfino hanno avuto un ruolo nel comitato di attività antiamericane davanti al macartismo, perché avevano una visione, possiamo dire, un po' paranoica, e vedevano delle infiltrazioni e delle spie e agenti sovietici un po' dappertutto. Ma la loro influenza era soprattutto indiretta, perché avevano perduto il potere nei loro paesi, ma potevano ancora avere un'influenza assai forte attraverso la politica esteriore dei paesi e anche organizzazioni come quelle che ho detto prima. Alla fine la IPU è entrata in un declino chiaro, soprattutto dopo l'Ungheria, dopo i fatti dal 56. Per cominciare, avevano i problemi comuni a tutte le organizzazioni di esuli. La progressiva perdita di legittimità, perché le loro
vittorie elettorali e tempo in cui erano stati nel governo dei loro paesi, e quello rimontava a tanti anni prima, perché questa organizzazione è sparita negli anni 80, e la mancanza di ricambio generazionale, quando i fondatori muoiono o sono troppo vecchi, non c'è nessuno per prendere il posto. Lotte interne, che è anche una malattia cronica nelle organizzazioni nell'esilio, di tutti i segni, la perdita di connessione con la realtà nei loro paesi, e poi soprattutto dagli anni di Kennedy in poi, una mancanza di sintonia con la politica estera degli Stati Uniti, che alla fine era chi proteggeva la IPU, no? Perché sono stati ferocemente contro ogni appeasement, ogni intesa contro la coesistenza pacifica, perché per loro i comunisti, come ho detto, erano sempre lo stesso. Per loro non c'era nessuna differenza tra Stalin, Khrushchev, Brezhnev, Tito, tutti erano lo stesso. E quindi per loro trattare perfino il fatto di riconoscere i governi comunisti come legittimi nell'assemblea delle Organizzazioni Unite, il mero fatto di trattare con i comunisti era già una disfatta, perdere una battaglia nella guerra contro il comunismo. E alla fine anche lo scandalo del finanziamento negli anni 60 è apparso nei media, che l'organizzazione americana pagava non soltanto questa organizzazione, tante altre, anche il Congresso per la Libertà Culturale, che è il caso più noto, e questo è stato negativo per la legittimità e la immagine pubblica della IPU. Alla fine la IPU è stata finita prima della caduta del muro. È interessante perché nei loro congressi, nei loro bollettini, avevano perfino fatto analisi molto, qualche volta molto, molto interessanti, su come si dovrebbe ricostruire l'economia, l'agricoltura dopo la caduta del comunismo. Come si poteva, per esempio, ridare la terra ai coltivatori, la terra del colchos e dei sovchos, e poi tutte le sfumature, perché non era lo stesso nella Polonia che in Ungheria, eccetera. E tutti questi studi no, alla fine non penso che nessuno ne abbia approfittato dopo la caduta del muro. È veramente chiaro che diciamo, arrivati alla fine nell'anno 70-80, la IPU veramente non aveva quasi nessuna importanza, però nell'inizio della guerra fredda ha fatto un contributo assai importante a come gli Stati Uniti vedevano il loro nemico, come potevano riuscire a capire l'economia sotto il comunismo, eccetera. Quindi hanno un'importanza la IPU, al di là delle loro attività in un senso stretto, e ci offrono, come dico, un approccio, una visione originale di tutto quello di cui si sta parlando adesso. Per esempio, adesso si parla dei mercati, gli agrari avevano una sfiducia forte contro lo Stato, erano in questo senso, sarebbe una varietà di corporativismo, possiamo dire, e per esempio avevano sempre l'ossessione di un mercato
che non poteva essere assolutamente libero, dovevano essere i prezzi assai alti per i produttori. Volevano, infatti negli anni 20 hanno fatto in Bulgaria per esempio un precedente molto interessante dell'Office du Blé della Fronte Popolare francese. Nella Bulgaria dei primi anni 20 hanno fatto un ufficio di controllo della produzione, importazione, esportazione e prezzi regolati del grano, per esempio. Questo non è molto noto. Miguel, perdonami. Sì, finisco qua. Prego. Finisco qua. So che forse ho cercato di dire troppe cose a troppa velocità. Ho pubblicato un articolo in spagnolo qualche anno fa. Adesso ho trovato più informazioni, più fonti in diversi paesi. Ma in ogni caso, se qualcuno ha interesse in leggere questo articolo, è a libera disposizione in questa rivista Storia e Politica numero 40. Grazie e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Miguel. Grazie a te per lo sforzo anche di parlare in italiano, non deve essere stato per niente facile. Grazie per questo contributo, perché sappiamo veramente poco sulla costruzione delle reti transnazionali, tipo appunto internazionale di cui ci hai parlato. Allora, apriamo gli interventi programmati, grazie per la pazienza a tutti quelli che sono ancora online. Carlo Fumian. A te. Eccomi, grazie a voi, grazie a Emanuele per l'invito. Posso sapere quanti minuti mi toccano? Guarda Carlo, diciamo 10-15 minuti massimo. Massimo, bene. Direi così. Allora, parto con una domanda alla fine, a proposito delle cose molto interessanti che ha raccontato Miguel Cabo, che ringrazio. Volevo sapere se poteva dirci qualcosa di più sui rapporti tra l'internazionale l'IPU e l'Italia, se c'erano legami particolari, con quali uomini politici, con quali ambienti, insomma, che genere di iniziative facevano. Insomma, questa è un po' una curiosità a margine. E, non so, io anch'io ho qualche immagine da farvi vedere, qualora potesse essere necessario. Tu mi autorizzi poi Vai. Si possono mostrare? Sì, sì, certo. In automatico. Sì, allora poi adesso se entra in condivisione. E aspetta, perché non sono bravissimo, vediamo se è qui. Presenta? Per il momento no, ma diamogli qualche secondo, perché prima... Eccolo. Ah, ecco. Vedete qualcosa? Sì, sì. Ritorniamo su Odessa, allora. Esatto. Siamo in sintonia. Proprio, allora sono andato a pescare una serie di materiali che ho utilizzato spesso per il corso di storia globale e per la faccenda del commercio mondiale del grano. Questa è Odessa, perché agli inizi del XX secolo, insomma. Quindi vedete, pur essendo un grande produttore, un grande esportatore già allora, però in condizioni di estrema arcaicità dal punto di vista infrastrutturale, organizzativo e commerciale. Perché mi serve questo ragionamento? In base a quello che avete detto voi, concentrandovi sul secondo dopoguerra, mi parrebbe necessario chiarire due momenti e due fattori cruciali. Cioè, da un lato, parlando di cereali, perché mi pare che questo sia, insomma, il tema, il sottofondo del vostro ragionamento, è necessario cercare di capire quando i singoli paesi riescono a trasformare un commercio che, come sappiamo, è millenario
ed è sempre stato uno dei commerci più arcaici, più, basta leggere Galiani, no? Cosa diceva sulla impraticabilità del commercio dei grani, sulle difficoltà, sugli immensi ostacoli di carattere fisico, naturale, amministrativo, fiscale, insomma, per cui dice non lo possiamo chiamare commercio. E poi improvvisamente a metà 800 succede qualcosa per cui questo grano, che è un materiale estremamente deperibile, che tutti vogliono mangiare e rubarti, che non sai come conservare, che di cui non sai quale possa avere il prezzo, perché ti mancano tutte le informazioni che sono le informazioni essenziali di un vero mercato. In sostanza, a metà 800 questa merce estremamente deperibile, scarsa e complicata da scambiare, diventa una commodity come il rame, il petrolio, il carbone, eccetera. Quindi c'è un processo di commodization dei cereali che è straordinariamente vasto e che impatta, vediamo se riesco a mostrarvi una cosa migliore, scusate un attimo, diciamo si manifesta in queste forme, ecco, non so se lo vedete bene, prima avete parlato dei silos, ecco. Nel caso italiano, quando compaiono questi silos? Quando compaiono queste strutture elaborate che sono assolutamente fondamentali? Diciamo così, la commodization e il fatto di avere un mercato sofisticato dei cereali riguarda, dipende dall'esistenza di questi elevators che vengono inventati, come tutti sapete, immagino, a metà 800, prima a Buffalo, poi lungo tutti i grandi laghi, comunque negli Stati Uniti, nello stato di New York, ma poi anche in Canada, Minnesota, eccetera, dove c'è un meccanismo, diciamo quasi automatico, di travaso dai treni alle navi, e dove soprattutto questo grano viene, ci vorranno decenni, ma insomma si avvia un processo per cui il grano viene diviso in base al grade, alla qualità, e vengono corrisposti dei certificati che in molte parti degli Stati Uniti, in questo caso, diventa moneta corrente. Non solo, ma attorno agli anni 40-50 dell'Ottocento, attorno al mercato del grano, nascono le più grandi multinazionali, che tra l'altro sono ancora tutte attive nel commercio delle commodity alimentari, e nascono i derivati, nascono i contratti futures, che sono esclusivamente fatti, preparati, inventati al Board of Trade di Chicago per il commercio del grano. Quindi è vero, Odessa esporta, altri paesi possono essere esportatori, importatori, ma la commodization ha bisogno di queste cose qui per essere operativa. Quindi sarebbe molto interessante capire in Italia, che prima di sicuro lo possiamo escludere, ma nel secondo dopoguerra, quando l'Italia si attrezza in modo sufficientemente, diciamo, adeguato a questi standard di commercio mondiale, perché sappiamo che lo farà Liverpool negli anni 80 dell'Ottocento e avrà un mercato dei futures, lo farà anche addirittura a Singapore. Anzi, a Singapore probabilmente con gli inglesi succede una cosa ancora più incredibile, però sempre nel tardo 800, cioè c'è la saldatura tra il commercio del grano e del riso in termini di prezzi. Lì davvero diventa diciamo globale il mercato dei cereali. Ecco, quindi questi elementi, questo sforzo di modernizzazione di cui alcuni di voi hanno parlato, la cassa per il mezzogiorno, la costruzione dei silos, eccetera, sono, credo, un momento cruciale in cui l'Italia cerca di adeguarsi a questi standard di commercio mondiale, e si arriva ben più in là, si arriva a Ferruzzi in qualche modo. Ferruzzi è una grande naufragata tragicamente, come sappiamo, però voglio dire, è il momento in cui anche l'Italia ha una grande multinazionale che si occupa di trasporto, conservazione, lavorazione dei cereali, con grandi depositi e
porti, infrastrutture, soprattutto a New Orleans e da quelle parti, e che appunto in qualche modo, anche se poi è andata a finire male, insomma, partecipa di questa dimensione internazionale. Quindi forse il problema è sempre quello un po' della comparazione, cioè andare a vedere in questi casi italiani come un caso, così come in fondo anche qui avete visto quei casi, i sacchi a Odessa, quando ci si aggancia veramente al mercato internazionale, e lo si fa non solo in condizioni di passività ma anche di protagonismo. Ecco, giusto per farvi vedere una cosa divertente, questa è la complicatissima struttura appunto dei grandi elevators, che sono effettivamente il punto di svolta, cioè l'America a ridosso della guerra civile, quando si sconfigge il sud, non si sconfigge solo il sud, si sconfigge anche il cotone e il grano del nord diventa la merce di esportazione. Però non sarebbe mai successo senza anche queste infrastrutture, e quindi anche sempre con tutto ciò che va richiamato, la tecnologia, la costruzione di apparati particolari, il PIT di Chicago, i contratti futures, ma non riguarda solo il grano. Vi faccio solo questo esempio. Ecco, vedete, sono questi immensi spazi, sono le yard di Chicago, che preludono alla macellazione di milioni di animali, alla loro refrigerazione e al commercio mondiale delle carni. Ecco, anche questo è un processo di commodization. Sono tutti ottocenteschi e quindi diventa interessante capire quando l'Italia se ne occupa. Volevo spostarmi ad un altro... Scusate, sto facendo un gran casino. Vedete male, vero? Sì, Carlo, sono tutte piccole. Ora sono tutte piccole. Stavo cercando di... Quello soprattutto in caccia di... Però ti stiamo seguendo in realtà. È più una questione proprio di dimensioni. Ecco, stavo andando in cerca di altre... Ora le vedete queste che ho messo su Word? Sì, sempre... Vediamo sempre tutto un po' piccolo, però dai. Vedo se riesco a ingrandire, non lo so. Un pochino meglio. Sì. Ecco, questo genere di... Ecco, questa è un'altra delle cose che secondo me bisogna tenere presente quando facciamo questi nostri ragionamenti sull'agricoltura, perché si era partiti anche ragionando sul fatto che a un certo punto l'agricoltura sparisce dal tavolo degli interessi degli storici, giusto Emanuele? Mi sembrava, sì, che tu... Ecco è l'agricoltura che sparisce in qualche modo, cioè per secoli l'agricoltura è stata o il centro pressoché cruciale dell'economia e quindi della vita. Giustamente prima Cabo parlava di questa concezione di un'agricoltura che non è semplicemente produrre carciofi e patate, ma è la società rurale, quindi la sua religiosità, il suo mondo, cioè una struttura estremamente più complessa. Ebbene, questa la storia ce la frantuma nell'arco, rapidissimamente, dopo millenni, nell'arco di un secolo, quasi ovunque l'agricoltura diventa qualcos'altro. Non è più quella società rurale che aveva un'importanza fondamentale. Quindi l'agricoltura sembra aver perso qualsiasi smalto e qualsiasi interesse. Perché? Perché non è più il nervo del problema politico e sociale cruciale, che ancora nel secondo dopoguerra era rappresentato, e mi sembra che forse questo non sia stato, forse l'avete dato un po' troppo per scontato, rappresentato dal problema cruciale del possesso della terra. Cioè i contadini e i sindacati cattolici, comunisti, le associazioni, insomma, ruotavano attorno a questo problema del possesso della terra. Cioè bisognava dare alla terra ai contadini perché la proprietà della terra era fortissimamente squilibrata. Negli anni 60-70 arriva il mercato, chiamiamolo così, che
espelle i contadini dalle campagne, c'è questo radicale processo di urbanizzazione e di, che conoscete meglio di me, non mi soffermo, e a un certo punto il problema storico, il problema politico delle campagne non si pone più, ecco. E quindi diventa un'altra cosa, diventa un problema di politiche europee, di sopravvivenza, di ambienti sociali che devono essere protetti attraverso una strategia dei prezzi, però non è più il problema della terra. Ecco. Carlo, me la permetti una battuta? Sì. Noi però la mattina continuiamo a mangiare latte, non ci mangiamo pneumatici, giusto? Sì, ma ti bastano basta il 3%, non hai più bisogno del 70%. Era solo per dire che assolutamente. Hai perfetto, ma è tanto vero che abbiamo disperatamente bisogno anche del grano, no? Cioè, stiamo parlando sempre con un fantasma dell'Ucraina addosso proprio per questo. Quindi non sto dicendo che l'agricoltura è irrilevante, sto dicendo che si è trasformata in una forma talmente radicale da non rappresentare più, rappresenta un problema politico per altri motivi, in ragione dei prezzi, non è più un problema della terra, almeno in questi paesi europei o più sviluppati. Già in Africa la cosa potrebbe essere molto diversa. E poi volevo sollecitarvi cioè l'agricoltura nel frattempo questa è una fotografia fatta adesso, vedete, su un po' come funziona. Qui il Chad e l'India era anche l'Italia dell'Ottocento, o anche forse probabilmente l'Italia... o la Nigeria poteva essere l'Italia degli anni 30-40, cioè l'agricoltura si è evoluta anche diventando, come vedete per molti paesi, produttrice di materie prime per altre lavorazioni industriali, e addirittura produttrice di biofuel. E quindi al di là delle esigenze primarie che la guerra in Ucraina ci ricorda, appunto il pane, la carestia, eccetera, però un'altra strada che l'agricoltura ha preso nel secondo dopoguerra è di intanto legarsi radicalmente al problema dell'acqua, cioè agricoltura significa acqua, e quindi bisognerebbe cominciare a studiarle insieme queste due dinamiche, perché potrebbe esserci una crisi agricola nei prossimi decenni legata alla crisi idrica, e che quindi anche indipendentemente da situazioni contingenti come questa orrenda guerra dell'attacco russo all'Ucraina, potrebbe rivelarsi catastrofica. E poi volevo suggerirvi un'altra prospettiva. Mi sono piaciute molto le considerazioni sui tecnici. Anche qui credo che sarebbe interessante, i tecnici italiani indubbiamente rappresentano sono stati anche studiati anche bene, in modo intelligente, eccetera, però devo dire che spesso li si trascura, nel senso che magari non sono riusciti a fare quello che proponevano, però avevano in tasca idee, proposte che spesso non erano solo italiane. Cioè questo è uno dei pochi settori della classe dirigente italiana che aveva legami internazionali, e credo che studiarli appunto trasversalmente nei loro rapporti europei o euroatlantici potrebbe essere ancora estremamente interessante. Cioè è un po' sono quei piccoli gruppi di riformatori veri che sono abbastanza rari nello scenario politico italiano. E quindi insomma consideratela come un rimando ad un tema d'analisi. Vediamo, adesso non voglio farvi perdere, se volevo solo farvi ridere, chiudo con questa. Vi parlavo di appunto della violenza di certe trasformazioni. Questa è Chicago nel 1833.
40 anni dopo è una metropoli di 1 milione di abitanti e appunto governa il mercato mondiale dei cereali. Perché lo governa? E cosa ci suggerisce? La grande trasformazione su scala mondiale è quando il prezzo di una derrata, in questo caso il grano, ma lo stesso vale per moltissime altre materie prime che vengono commodicizzate, è che il prezzo non è più stabilito nel luogo di produzione. Quindi il contadino spagnolo, italiano, russo, eccetera, alcuni nell'Ottocento, altri nel primo Novecento, altri nella seconda metà del Novecento, si trovano completamente spiazzati perché il prezzo del loro prodotto non è nel mercato che hanno sotto casa, ma è altrove, Rotterdam, Chicago e quello che volete. Quindi queste sono trasformazioni giganti. Vediamo se riesco a tornare ecco, interrompo la presentazione per non affliggervi. Ecco, sono considerazioni molto, molto, molto sparse. Carlo, io ti ringrazio e ti devo. Credo di dover. No, ho parlato troppo. 18 no, minuti. No, ci siamo. Chiudo. Grazie davvero. Non scherzo. Contributo assai interessante che mi pare si leghi bene a tutta una serie di questioni che abbiamo toccato. Poi Michele ci dice qualcosa dopo. Intanto do la parola a Giuliana Laschi. Giuliana, sì. A te. Ci sono, Emanuele, grazie mille. Grazie. Vista l'ora tardi, l'interesse veramente di queste relazioni. Stamani mattina è stata una giornata di... Giuliana, lavoro. Perdonami, sì. C'è un problema di volume. Non so sì. Se... Mi sentite? Di più o... Semmai provo a togliere lo schermo, mi spiace, ma purtroppo oggi ho un problema di rete. Mi sentite meglio adesso? Abbastanza. Provo a stare così, poi volevo fare un intervento rapidissimo, quindi anche se è un problema sentirmi durerà, spero poco. Vi volevo ringraziare tutti perché appunto come organizzatrice, essendo molto tardi, non vorrei dire molto perché mi è piaciuto tantissimo ascoltare e questa giornata è stata una giornata veramente di lavoro dove abbiamo riposto al centro temi veramente cruciali che dico appunto anche e soprattutto a Emanuele e a Claudia, riprenderei poi nel nostro terzo ed ultimo seminario perché tante tracce di riflessioni sono rimaste veramente aperte e tutti da visioni diverse, periodi diversi, siamo tornati su questa questione della sicurezza alimentare, il rapporto con la globalizzazione, lo spazio, i tempi, i periodi rintraccio come sempre questa come dire, rilevanza per questi temi dell'Ottocento, alla fine dell'Ottocento, così come del secondo dopoguerra, come ricostruzione di periodi diversi relativi a questi temi. Brevissimamente, appunto, è emerso un po' da tutti questo concetto della sicurezza, che come giustamente diceva Emanuele, è sia sicurezza nell'approvvigionamento che sicurezza come salute, quindi come safety, e entrambe sono molto rilevanti in questo periodo e entrambe hanno mantenuto in vita la politica agricola comune che per quanto contrastata e contraddittoria sia appunto garantisce questi due elementi e io credo che appunto nel secondo dopoguerra in Europa, nei singoli paesi europei, quindi per quanto conosciamo meglio noi l'Italia, ma anche per gli altri paesi e poi nella costruzione stessa della PAC, la sicurezza abbia rappresentato la risposta al tema, al grande tema complesso della sicurezza, che si è manifestata con grande evidenza soprattutto durante le due guerre mondiali, come Milward
del resto ci ha ricordato molto tempo fa quando ha parlato per la prima volta del culto del cibo, no? E quindi della necessità anche dello sviluppo di una politica agricola comune in risposta a questa mancanza che si è manifestata. E francamente io credo che fra le motivazioni principali della nascita, dello sviluppo, del successo della politica agricola comune, soprattutto all'inizio, il successo dico, sia dovuto non tanto soltanto a quello che, ahimè, dalla storiografia, eppure così bella, interessante e complessa, si sia sviluppato, ma viene di solito ripreso soltanto questo interesse francese di imporre le sue eccedenze, soprattutto appunto di grano, cereali, al resto dell'Europa, ma sia nata da questo culto del cibo, da questa insicurezza alimentare che, come dire, ha reso gli stati europei meno potenti durante le guerre. Chiaramente per molte altre questioni, ma anche per la questione alimentare. Un'Europa che non era più in grado di appunto sfamare i propri cittadini, ritornando a quello che è stato ricordato essere l'elemento centrale dello Stato nazionale come concepito da Westfalia in poi. E io ritengo che appunto la PAC abbia avuto successo, sia potuta nascere laddove, proprio perché i mercati erano così complessi, come molti di voi ci hanno spiegato anche negli anni 50, ecco, sia riuscita a nascere perché questo prometteva, cioè una sicurezza alimentare che desse una garanzia, no, in Europa, e che fosse stabile, che è il grande tema delle politiche europee del secondo dopoguerra, ma insomma una sicurezza stabile, cioè se fosse possibile creare qualcosa che garantiva ai cittadini europei, quelli che facevano parte naturalmente della comunità europea, li garantisse una sicurezza, una stabilità, una garanzia, no, da un punto di vista alimentare. E ho cercato di spiegare questa mia idea anche nell'ultimo libro che ho scritto sulla PAC, che uscirà ora a giugno. Non so quanto stia in piedi, ma nella grande mole di documenti che ho visto, non solo italiani appunto, ma naturalmente europei, nei decenni che appunto ho lavorato su questo tema, ecco, mi sembra che quello della sicurezza e quello di garantire la sicurezza fosse sempre stato al centro. E secondo me lo è anche perché è una delle poche sicurezze che gli europei riescono a garantirsi, perché molto più complesso è la questione della sicurezza militare, molto più complessa la questione della sicurezza energetica, sulla quale facciamo acqua da tutte le parti. Quella dell'agricoltura, degli alimenti, è sembrata essere una sicurezza possibile, e quindi costi quel che costi l'abbiamo cercato di mantenere in piedi, superando un po' quello che per fortuna molti di voi hanno ricordato, che è il tema cruciale della sicurezza per blocchi, no? Quindi non mi sento tanto insicuro se il mio blocco riesce a garantirmi la sicurezza, e il cambiamento anche degli europei rispetto alle importazioni e alla sicurezza che proveniva dalla Russia e poi dall'Unione Sovietica. Però a un certo punto, proprio perché il processo di integrazione è diventato qualcosa di altro e i singoli stati nazionali in quello un po' si sono riconosciuti, beh, l'Europa ha voluto essere autonoma anche rispetto agli Stati Uniti, che è diventato dai primi anni 60 il principale competitors poi per quanto atteneva anche al commercio internazionale. Quindi temi che ritornano e che secondo me sono cruciali e che vanno ancora approfonditi, cioè quello che noi cercavamo con Emanuela e Claudia di, come dire, riprendere e reimpostare delle piste di ricerca che ci sembravano ancora molto interessanti, e di una storiografia che forse appunto riprendendola da vari punti e da vari periodi ci può dire ancora qualcosa, perché se è vero che la storiografia langue in Italia, e Carlo Fumi ci ha anche brutalmente spiegato perché, chiaramente, però il tema poi dell'importanza della sicurezza rimane, e in effetti la storiografia non langue a livello europeo, dove appunto sulla sicurezza si è lavorato molto anche a livello politico. Quindi grazie veramente a tutti, e come dire, veramente un appuntamento per il nostro terzo seminario, un pochino a voi tutti, perché credo che continuare a riflettere su questo tema sia molto interessante per noi, ecco, poi
agli altri altre considerazioni, grazie molto e mi scuso appunto per questa terribile ricezione che ho oggi della linea. Grazie ancora. Grazie Giuliana, grazie a te. Osservazioni più che opportune. Chiamiamo Alfonso Pascale, io le sottoscrivo dalla prima all'ultima, non vedo l'ora di leggere il tuo libro, quindi come dire, sai che lo attendo. Allora, do la parola a Alfonso Pascale, lo ringrazio per essere qua con noi, cerchiamo di stare nel quarto d'ora. Prego. Guarda, innanzitutto grazie a Emanuele per questo incontro che ci permette appunto di ricollocare l'agricoltura nel suo giusto ruolo, che è appunto quello un tema dimenticato, cioè quello della centralità appunto delle derrate alimentari all'interno della costruzione dell'ordine mondiale. Cioè non se ne sono occupati più gli storici dell'agricoltura, ritenendolo non di propria competenza, mentre troviamo dei cenni negli storici delle relazioni internazionali, e che però, non avendo la possibilità di interagire con gli storici dell'agricoltura, trattano il tema in modo così, insomma, in modo superficiale, mentre invece se ci fossero sinergie tra gli storici dell'economia, gli storici delle relazioni internazionali, gli storici dell'agricoltura in senso delle società agricole, e allora può darsi che riusciremmo a trovare, diciamo, il giusto bandolo della matassa e quindi poter avviare delle ricerche più mirate per comprendere cosa effettivamente gli è avvenuto. Ad esempio, per quanto riguarda appunto l'ordine mondiale che viene rotto in queste settimane dalla guerra, dall'invasione russa dell'Ucraina, è una rottura, ecco, dell'ordine mondiale costruito nel dopoguerra e che è stato modificato soltanto leggermente alla fine della guerra fredda, ma c'è una perfetta continuità tra guerra fredda e post guerra fredda e probabilmente l'ingenuità con cui si addivenne a quella continuità senza introdurre degli elementi effettivi di riforma ci hanno portato alla crisi di questi anni e alla crisi di queste settimane. Ecco perché è importante rimettere in fila, ecco, gli elementi di comprensione, ecco, di come è stato costruito l'ordine mondiale. Io faccio soltanto così, i titoli, ecco, di capitoli da approfondire per ricostruire questa trama. Ora, gli aiuti americani ai paesi alleati, dall'URRA fino al piano Cibo per la pace del 54, per intenderci, che si conclude poi negli anni 60. E come c'è un intreccio molto stretto tra logiche di guerra fredda e umanitarismo, e fino ad arrivare all'uso, ecco, delle eccedenze alimentari negli Stati Uniti in termini appunto di all'interno della guerra fredda, quindi ma è un uso di tipo protezionistico, un uso legato a interessi, diciamo, nazionalistici tra virgolette da parte degli Stati Uniti, come appunto l'uso delle eccedenze alimentari come aiuti alimentari nella fase appunto della anni 50, fine anni 50, inizio anni 60. L'altro tema importante è il progetto originario della FAO. Noi lo conosciamo come
questa agenzia, ecco, di supporto ai paesi in via di sviluppo, di assistenza tecnica, eccetera. Ma i tecnici e gli esperti che elaborarono il progetto di questa agenzia, che erano poi le esperienze del New Deal, quindi venivano da una forte, diciamo, caratterizzazione così legata alla modernizzazione dell'agricoltura, di elementi di forte conoscenza di come un settore si può trasformare in un settore moderno. Ecco, loro, l'idea che avevano era una FAO, agenzia per amministrare le politiche alimentari globali, dotate di pieni poteri addirittura per fissare i prezzi delle derrate, per acquistare la sovrapproduzione e redistribuirla globalmente, e le forti resistenze che si ebbero da parte degli stati, all'iniziale dagli Stati Uniti d'America, contro questa idea di una FAO che assorbe, diciamo, sovranità dagli stati nazionali per poter governare centralmente e a livello mondiale queste politiche riguardanti le derrate alimentari. È importante capirlo, non perché dobbiamo vedere se adesso noi possiamo fare, non è quello il punto, è capire la dinamica, diciamo, culturale, la dinamica politica, ma essenzialmente, ecco, da statisti, cioè, e qui vengo ad un tema poi che voglio soltanto accennare, che riguarda la sovranazionale e internazionale, la differenza tra queste due dimensioni. Ecco, in quegli anni prevale nei ragionamenti sia degli statisti e sia dei tecnici una logica sovranazionale rispetto a quella internazionale. Poi dirò cosa significa l'una e cosa significa l'altra. L'altro tema è il GATT. Cioè, per un lungo periodo gli storici e gli economisti hanno pensato che l'agricoltura col GATT non aveva niente a che vedere, perché dall'inizio l'agricoltura non era stata considerata all'interno delle dinamiche del commercio internazionale. Non è affatto così. C'è la Carta dell'Avana e il progetto che c'è dietro alla costruzione, appunto, delle regole dei commerci internazionali, prevedeva l'agricoltura come uno dei settori fondamentali, ecco, da regolare. Furono gli Stati Uniti d'America che, avendo fatto proprio in quegli anni alcune leggi, ecco, di tipo protezionistico, ecco, dissero no, bisogna derogare per l'agricoltura, e quindi il GATT nasce monco. Cioè, gli accordi si fanno su tutti i prodotti tranne che per i prodotti agricoli. Quando è che rientra? Agli inizi degli anni 60, quando gli Stati Uniti si accorgono che la comunità economica europea sta diventando un grande soggetto, diciamo, esportatore, e quindi un grande soggetto di produzione agricola, allora a quel punto, ecco, si corre ai ripari, e quindi incominciano, appunto, le scaramucce, che poi fino a diventare un conflitto, ecco, tra Stati Uniti e l'Europa, che scaturirà poi negli anni Ottanta, ecco, con la riforma poi della politica agricola comune, e poi con l'accordo di Marrakesh, che per la prima volta, ecco, affronta il tema dell'agricoltura. Quindi c'è un forte intreccio
tra la costruzione della politica agricola comune e le relazioni internazionali sulle tematiche appunto del commercio dei prodotti agricoli. L'altro grande tema riguarda la politica ambientale, come la politica ambientale, anziché diventare, ecco, l'elemento su cui si costruisce una modernizzazione agricola, diventa l'elemento in cui si determinano, a mio avviso, dei conflitti ideologici e di scontri che fanno sì che si perda la dimensione della sicurezza alimentare come sicurezza degli approvvigionamenti. E quella visione viene completamente sostituita dalla sicurezza intesa soltanto in termini di sicurezza igienico-sanitaria e sicurezza informativa. Elementi che c'erano anche precedentemente, ma probabilmente andavano ulteriormente sviluppati, ma quello che avviene negli anni Ottanta e poi definitivamente con il nuovo secolo è quello di perdere completamente la dimensione della sicurezza alimentare. Questo naturalmente è un discorso che vale per l'Europa, vale per l'Unione Europea, che nell'affrontare, diciamo, il tema della politica agricola comune scorda completamente questo aspetto dalla riforma McSherry in poi nella elaborazione della politica agricola comune. E l'ultimo tema riguarda il Millennium Round e la crisi della fine del multilateralismo. Basta soltanto constatare questo dato, cioè nel 1994 viene costituito il WTO. Il WTO non ha mai prodotto un accordo multilaterale. Quindi dal 94 siamo al 2022, in tutti questi anni, mentre il GATT aveva prodotto degli accordi, ecco, il WTO non ha mai prodotto un accordo multilaterale, ecco, sul commercio internazionale. E la causa fondamentale di tutti i fallimenti, appunto da Seattle in poi, è il tema dell'agricoltura. E ci troviamo oggi a pari conti con un commercio internazionale privo, appunto, privo di regole, se non quelle che si sono in qualche modo sovrapposte soltanto storicamente come derivato di accordi precedenti. Allora, quando dicevo dimensione internazionale, dimensione sovranazionale, ecco, per statisti come Roosevelt o De Gasperi o economisti pensatori come Keynes era chiara la distinzione internazionale, la logica del negoziato, delle relazioni internazionali, del coordinamento intergovernativo, in cui, ecco, il potere degli stati nazionali che negoziano. Sovranazionale è la logica della condivisione e potenziamento, cioè della sovranità su pochi e ben determinati problemi di carattere continentale e planetario, che non si contrappone alla sovranità nazionale, che resta intatta e autonoma per tutte le altre competenze. Ecco, negli anni 40, a Bretton Woods in quegli anni, chi pensava al modello, all'ordine mondiale, lo pensava in una dimensione sovranazionale. Ma poi la logica fallì per i conflitti che si ebbero, per le resistenze degli stati nazionali.
E quindi noi abbiamo avuto un ordine mondiale del tutto inefficiente, del tutto incapace di costruire, ecco, quelle modalità che nel tempo si sarebbero rivelate, insomma, utili per mantenere nel tempo questo ordine. Dovremmo andare a scavare questo nelle memorie dei tecnici, nelle memorie degli uomini, dei protagonisti dell'epoca, andare a capire, ecco, per quali motivi, ma soprattutto come essi ragionavano in termini di sovranazionalità e come poi nella concretezza degli atti dovevano prendere, appunto, prendevano atto che non si poteva, erano, diciamo, delle utopie che non si potevano poi realizzare. L'altro punto riguarda, ecco, il nanismo politico dell'Unione Europea. Ecco, l'Unione Europea non è riuscita a diventare un protagonista nello scenario internazionale. E ancora oggi fatica ad avere un ruolo perché non è un soggetto politico effettivo, perché non c'ha istituzioni democratiche, c'ha un Parlamento europeo, ma è un Parlamento che non ha un rapporto con un governo dell'Unione Europea, è un rapporto a metà. È come gli stati dell'Ottocento che si danno una costituzione delle monarchie parlamentari, i parlamenti che si danno delle costituzioni, però permane il potere del re. E quant'è che avviene il passaggio? Quando il Parlamento si impone e dice al re: tu devi accettare la Costituzione. E fino a quando l'Unione Europea non farà questo salto, cioè che i nostri diretti rappresentanti che eleggiamo ogni 5 anni nel Parlamento Europeo hanno uno scatto di orgoglio e che si alzano in piedi e dicono: da questo momento io faccio una riforma del trattato e diventa un trattato costituzionale a tutti gli effetti e lo impongo ai regnanti, ai 27 regnanti. Fino a quando non avverrà questo, l'Unione Europea non sarà mai un soggetto di rilevanza internazionale. E noi lo vediamo in Ucraina, corrono il Presidente del Parlamento Europeo, il Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio Europeo, eccetera, eccetera, ma non c'è una testa politica. E l'altro punto di nanismo politico riguarda, appunto, la considerazione dell'agricoltura, che dagli anni Ottanta in poi, avendo perduto la dimensione dell'agricoltura come un elemento di potenza, ecco, dello scacchiere internazionale, ecco, l'agricoltura non viene più considerata anche nelle politiche per la sua caratterizzazione produttiva, la sua caratterizzazione imprenditoriale, e la sua, appunto, capacità, appunto, di essere protagonista degli scenari internazionali. Quindi io credo che tutti questi elementi siano importanti da affrontare se vogliamo dare un contributo alla fase che oggi inesorabilmente si apre, e cioè quella di una nuova Bretton Woods. Si arriverà, come si è arrivati nelle ultime giorni a parlare finalmente di grano, mentre prima non se ne parlava, ecco, nel giro di qualche settimana, ecco, si parlerà delle istituzioni mondiali, di come bisognerà riformarle e di quale nuovo ordine mondiale dobbiamo dotarci. Allora, se noi in queste settimane recuperiamo una nostra capacità di andare a rivedere alcuni snodi nella storia
ecco, del rapporto tra agricoltura e vecchio ordine mondiale, possiamo dare, ecco, come studiosi di storia, un contributo a questo dibattito. Grazie, Alfonso. Grazie, Alfonso. Claudia Villani, ci sei? Mi sa che non sei online, o sì? No, strano, credo che abbia avuto un problema serio. Poi dopo la contatto. Allora, 2 minuti, grazie Mauro per la pazienza, e 2 minuti a Michele per la risposta su l'IBU e l'Italia, veramente 2 minuti, e poi la parola a Mauro per chiudere, a Mauro Campus per chiudere questa mattinata. Prego. Grazie, dire soltanto che gli uomini della IPU hanno lodato la riforma agraria del secondo dopoguerra nell'Italia, perché secondo loro avrebbe tagliato l'erba sotto i piedi dei comunisti, che ci sarebbe un rischio vero. E poi, siccome i contadini sarebbero il roccaforte per la democrazia e contro il comunismo, questo sarebbe un esempio per altri paesi. Infatti c'era il rischio che uno sviluppo economico in linea simile a quella degli Stati Uniti e avrebbe fatto che le democrazie lavorassero contro se stessi, perché se l'agricoltura finiva per essere una questione di grandi aziende con macchine e soltanto qualche operaio, si farebbe sparire il ceto contadino, che sarebbe proprio quello che potrebbe garantire la stabilità. E per questo condividevano anche le riluttanze, le reticenze a cui il professor Bernardi di cui ha parlato il professor Bernardi prima. Queste e altri professori hanno parlato di qualche riluttanza contro la modernizzazione e le conseguenze, quando si è parlato del vino e di altre questioni. Questo sarebbe anche comune tra la visione, l'approccio della IPU e l'approccio della Coldiretti, per esempio. Ok, Michele, grazie per la sintesi. Io dico appunto che questo lo sai già, giusto per gli altri, appunto, che nel bollettino dell'IPU si parlava di, per diciamo arricchire 20 secondi, si parla di delegazioni che arrivano in Italia, Coldiretti organizza degli incontri, ci sono delle vere e proprie cerimonie di, come dire, di racconto degli esuli, ci va Paolo Bonomi, ci sono esponenti parlamentari, quindi è un network che si muove appunto a livello internazionale e che ha una sede anche proprio di lavoro in Italia. E anche per questo, diciamo, mi ero interessato agli studi di Michele. Allora, lo ringrazio ancora, grazie per la disponibilità. Mauro, a te l'onore e l'onere, ti ringrazio ancora per davvero la disponibilità. Roberto Reali, come vi dicevo, è stato bloccato al CNR, e a te la parola. Allora, grazie Emanuele. Grazie. Non ti sentiamo, Mauro. Sei... Sente. Io lo sento. Noi no. Mauro, aspetta un attimo. Che ho fatto? Mi hai silenziato. Cioè, sentiamo tutti tranne te. Ma io lo sento benissimo. Bella questione. Vuoi che entri? Non, entro gli etti. Tu Mauro, mi senti ancora Emanuele? Mi senti sì, ancora? Io sento Giuliana, ma non sento Mauro. E allora vuol dire che senti online, però io lo sento benissimo, Mauro. Esatto, Mauro, sì, grazie. Proviamo. Questo è il trilling finale.
Stavo ricordando i nostri eroi. Sì, esatto, stavo cercando di ottimizzare i tempi un pochino. Ma gli altri online lo sentono, Mauro? Mauro? Ora mi pare di sì. Mi sentite? Ora sì. Adesso sì. Ottimo. Perfetto. Grazie, Mauro. Allora, grazie mille, Emanuele, di aver pensato a me per più che discutere, provare a fare una sintesi di quello che ho ascoltato. E ho ascoltato delle cose straordinariamente interessanti, specialmente perché ormai da 15 anni mi occupo di cose distanti dal secondo dopoguerra, quindi è stato un ritorno anche a ragionamenti da cui solo sporadicamente ritorno, ma sono stati tutti interventi, sia le relazioni che gli interventi poi successivi alle relazioni, per me molto stimolanti e molto interessanti, e provo a sintetizzare che cosa ho imparato o che cosa ha provocato una forma di riflessione e di ragionamento. Intanto provo a seguire l'ordine di esposizione e quindi a provare a vedere che nell'ordine dell'esposizione lo sfondo del ragionamento è sempre stato il tentativo di riannodare il concetto di sicurezza alimentare con la sicurezza economica, che è una sottocategoria, in questo caso una categoria sottoutilizzata nello studio del sistema internazionale contemporaneo, perché in genere le questioni di sicurezza sono quelle più collegate alla sicurezza militare, alla sicurezza dei confini, eccetera. Questo concetto di stabilizzazione alimentare, che tu stesso, Emanuele, hai rievocato in apertura della tua relazione, annodandolo lo spazio temporalmente al secondo triennio della ricostruzione, cioè quello più attivo, quello che, come sai, io definisco momento di aggiustamento strutturale dell'economia occidentale attraverso l'intervento americano, si giova appunto di una serie di tecnicalità che non sono le tecnicalità del New Deal. C'è un passaggio fondamentale nell'amministrazione americana in cui il superamento dei cosiddetti New Dealers è molto rapido, molto veloce, e segue in maniera abbastanza sincopata l'evoluzione del sistema internazionale. Quindi già nel 1947, e qua possono aiutarci i cambi al vertice del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale, i New Dealers vengono sostanzialmente fatti fuori dall'amministrazione americana. Perché questo è importante? Perché questo dialoga con quanto è stato detto stamattina. Dialoga perché i New Dealers avevano invece in effetti, e Roosevelt aveva invece in effetti, un fortissimo impulso per la modernizzazione agricola, mentre la stabilizzazione trumaniana, diciamo così, quella più attiva, quella che parte nella seconda metà del 47, dopo il contenimento, dopo il piano Marshall, eccetera, è una stabilizzazione che si basa sull'industria e quindi sulla sussunzione delle masse industriali all'interno, il controllo delle masse industriali. Quindi l'agricoltura passa in qualche modo in secondo piano. Questo ragionamento, cioè il ragionamento della marginalizzazione in qualche modo delle masse agricole, è un po' frutto del fatto che appunto tutta la ricostruzione, tutto l'impianto dell'americanizzazione dell'industria e del consumo si basi appunto su un rafforzamento dell'industria, specie dell'industria pesante, dell'industria della raffinazione, insomma tutto quello che occorreva a un'economia di trasformazione come quella italiana, se rimaniamo all'Italia nel nostro discorso, anche se poi ho visto che nella fase finale della mattinata il discorso sull'Italia effettivamente è stato legato a dinamiche più ampie del sistema internazionale, come è corretto che sia, effettivamente, poi essendo l'Italia non solo parte costitutiva del progetto, di un progetto più ampio. Molto interessante ho trovato la questione della permeabilità del commercio est-ovest. Allora, sappiamo perfettamente ed è inutile rievocarlo tra colleghi quale importanza sia data
al fatto che l'Italia venga riconosciuta come un export-led growth country, ma la peculiare posizione dell'Italia nel commercio estero con l'Europa dell'Est, secondo me merita di essere maggiormente approfondita, nel senso che tra tutti i paesi del blocco occidentale l'Italia aveva praticato prima di altri, e qua esistono studi molto innovativi sul COCOM, esistono studi molto innovativi sull'aggiramento delle misure di embargo tra Est e Ovest, quindi questo punto secondo me è stato rievocato in varie relazioni e secondo me merita di essere messo in connessione con una serie di studi internazionali che appunto si sono occupati di quanto fosse permeabile la struttura dell'embargo perfino nei primi anni della guerra fredda. E qui chiaramente il discorso sul comunismo, sull'anticomunismo e quindi sull'Unione Sovietica come nemico, l'Internazionale Verde di Praga, eccetera, è perfettamente calzante, quindi è una delle degli elementi che è uno degli elementi che più stimolano riflessione, così come effettivamente penso che sia necessario nella traduzione finale poi che avrà questo seminario anche delimitare meglio forse lo spazio e il tempo, no? Quindi abbiamo sentito di come la standardizzazione del commercio mondiale si interseca con delle dinamiche nazionali, come le dinamiche nazionali si innestano poi in una più ampia riorganizzazione del sistema internazionale. Il punto di quando l'Italia si occupa della standardizzazione, di entrare all'interno dei flussi di commercio internazionale, come se ne occupa, con quali mezzi politici, con quali mezzi tecnici, con quali competenze tecniche, è un punto fondamentale. I tecnici italiani dell'immediato dopoguerra sono molto pochi, il paragone ovviamente più prossimo è quello con i tecnici francesi che hanno numeri pletorici, stiamo parlando di un rapporto di 1 a 10 dell'Organizzazione Economica per la Cooperazione Europea, ma stiamo parlando di rapporti da 1 a 10 nel Fondo Monetario Internazionale, nella Banca Mondiale. Sono tutti tecnici, però questo va ricordato, che sebbene numericamente molto esigui hanno una preparazione tecnica, una cultura economica e un livello di relazioni internazionali altissimo. Su questo basti leggere Via Nazionale e gli economisti stranieri, che è una sorta di biografia della ricostruzione italiana scritta da Paolo Baffi, che è il saggio probabilmente più importante che sia mai stato scritto su quegli anni, e la competenza tecnica e il livello di relazioni internazionali anche riguardo alla internazionalizzazione dell'economia italiana nel processo di sviluppo e di ricostruzione dell'economia italiana è ben delineato. Che dire in più a proposito di quanto è stato detto poi successivamente? Secondo me vanno messe in evidenza perlomeno tre cose. È stato detto guardando alla collocazione internazionale dell'agricoltura e al concetto di sicurezza alimentare, di sicurezza economica, che la trasformazione attuale potrebbe essere appunto una intersezione di problemi tra la crisi idrica, le crisi internazionali, per l'appunto in quel teatro così delicato come l'Ucraina, che non è solo uno dei granai d'Europa, ma è anche, come sappiamo bene, una delle centrali di potenziamento dell'agricoltura da un punto di vista chimico e da un punto di vista dei concimi. Secondo come la vedo io, c'è un altro problema,
che va in qualche modo preso in considerazione, e che il modello di consumo che gli stati occidentali mantengono, e quindi i grandi consumatori della produzione agricola, si scontra e si interpola in maniera sempre più forte con la sovrappopolazione, che è uno degli altri elementi su cui, per esempio, la crisi idrica imminente o già in corso, a giudicare dal fatto che il 26 di maggio ci sono 33 gradi e non piove da mesi neanche a Parigi, tranne la settimana scorsa, appunto. Questo tema, cioè il tema del bacino di utenza, della possibilità di sfamare in maniera congruo e non troppo diseguale 8 miliardi di persone, è un tema, secondo me, che non è marginale con quello che è stato detto stamattina. Quindi, per chiudere, agricoltura e ordine mondiale, e per quanto riguarda l'Italia il problema della politica agricola comune. Ora, io sono molto infastidito ogni volta che mi capita di partecipare a qualche seminario dove si evoca l'integrazione europea, il processo di integrazione europea, della sottovalutazione che si fa della politica agricola comune, no? Nel senso che si dice: ah, ma in fondo l'Unione Europea che cos'è? Politica agricola comune. Ah, è politica agricola comune non solo per istanze francesi, la politica agricola comune è un grande successo, quindi per molti versi, in termini di organizzazione, di efficientamento, di razionalizzazione, insomma tutte la parodia della unificazione europea letta attraverso solo la politica agricola comune è una cosa che io trovo abbastanza insopportabile. Quindi secondo me la centralità della politica agricola comune va riconquistata largamente nel discorso sulla sicurezza economica, e va rivalutata, perché appunto è stato uno dei vettori secondo me anche più originali del processo di integrazione europea, almeno a fianco all'unificazione monetaria, evidentemente. Infine, le questioni della logica sovranazionale e internazionale. Allora, mi spiace dire che, rispetto a quanto è stato detto, se gli storici delle relazioni internazionali, e chiunque mi conosca anche lattamente, sa che io non ho alcuna difesa di categoria, anzi in genere esattamente il contrario, se gli storici delle relazioni internazionali sono stati superficiali nell'analisi delle questioni della sicurezza alimentare, della sicurezza agricola, altrettanto può dirsi di tutti gli altri che si sono occupati. Diciamo che il dialogo interdisciplinare, ammesso che appunto sia interdisciplinarietà, non è un forte dell'università italiana, è appunto gli storici delle relazioni internazionali si sono occupati in maniera forse superficiale, ma analogamente superficiale si sono occupati appunto gli economisti, gli storici dell'economia e alcuni contemporaneisti per quanto riguarda la struttura e la logica del sistema internazionale. Su questo, bene che siano stati rievocati gli attori che stanno dentro l'organizzazione della sicurezza economica, ovvero sia la FAO, che ha un disegno e una idea che appunto si lega al grande design rooseveltiano e quindi alla centralità della sicurezza agricola e alimentare, che poi però subisce molto velocemente un riassesto in termini completamente diversi da quelli delle origini. E su questo esiste una letteratura sterminata su come appunto il progetto iniziale della FAO sia totalmente cambiato nel corso del primo decennio di attività. Talmente cambiato che il luogo fondamentale della sicurezza economica per quanto riguarda le Nazioni Unite non è più la FAO, bensì il WFP, cioè il World Food Program, che ha sede sempre a Roma, che ha sede in un altro luogo della città, ha un'amministrazione totalmente diversa, ma ha uno statuto completamente diverso in termini di garanzia della sicurezza alimentare globale. Poi
È vero che il GATT ha una sua, una sua valenza che si sviluppa in maniera del tutto autonoma dal resto della, delle istituzioni di Bretton Woods. Vero, ma il GATT non è un'istituzione, non è un'organizzazione internazionale. Il GATT è una parte, l'unica parte della Carta dell'Avana che non viene ratificata. È un accordo generale, non è un'organizzazione internazionale. Quindi evidentemente questa, la logica che viene trasfusa all'interno del GATT è semplicemente mantenere la zampetta dell'Organizzazione Internazionale del Commercio che non funzionava. E il GATT, da questo punto di vista, effettivamente non è un museo di buone aspirazioni e di buoni propositi, ma ha un'attività piuttosto intensa che poi viene appunto sciolta con la creazione del WTO, che è appunto la trasformazione di quella International Trade Organization che non fu mai creata. Quindi, per chiudere su questo, cioè, qualcuno rievocava la necessità di studiare quali erano le idee che alimentarono la creazione dell'International Trade Organization, non del GATT, perché appunto il GATT viene semplicemente riesumato da quella morte precoce dell'International Trade Organization. Segnalo che Eric Liner ha scritto un libro straordinario sulle culture economiche che alimentarono il disegno di quell'ordine, che si chiama The Forgotten Foundation of Bretton Woods, e appunto riepiloga le intersezioni tra sicurezza alimentare, sicurezza economica, necessità di istituire un prestatore di ultima istanza che fosse capace di promuovere aggiustamenti strutturali privi di condizionalità. Un'ultimissima cosa che invece mi stimola le cose che studio da qualche anno è la connessione tra la riforma della PAC degli anni 80 e l'unificazione monetaria europea. Ora, questo è un tema molto interessante, molto importante. Di cui ti avrei voluto chiedere, tra l'altro. È molto anche tutto sommato trascurato, perché il grande progetto del sistema monetario europeo e l'entrata in attuazione, in vigore del sistema monetario europeo propizia una serie di riforme di struttura dell'Unione, tra cui appunto la politica agricola comune. Sono le condizioni che pongono il sistema monetario europeo, sostanzialmente è un accordo monetario tripartito, cioè ci sono tre grandi paesi che sono la Germania federale, la Francia e l'Italia, ognuno dei quali propone un'istanza. La riforma della politica agricola comune, tanto per cambiare, è un'istanza francese. La Francia accetta di fatto di entrare in un'area monetaria tutt'altro che perfetta e tutt'altro che omogenea, chiedendo la riforma della politica agricola comune. L'Italia chiede l'istituzione del Fondo Sociale Europeo, che poi, come sappiamo, non è capace di spendere in maniera adeguata, ma insomma queste sono le due partite che dovrebbero interpolarsi, no? Perché c'è un esito, potrebbe esserci un esito della riforma della PAC anche sull'Italia, che poi appunto l'Italia non sa adeguatamente sfruttare, ma è una questione di debolezza di classe dirigente, se vogliamo. E quindi molte di queste istanze, e la riforma della politica agricola comune, che rimane uno dei punti apicali dell'agenda dell'unificazione europea, effettivamente ha come motore l'adeguamento delle strutture dell'Unione nella direzione appunto di armonizzazione alla tensione verso l'unificazione monetaria, perché l'unificazione monetaria poi di fatto è già ampiamente discussa fin dai primi anni Ottanta all'interno del Comitato dei Governatori, con appunto l'armonizzazione di struttura di cui è parte fondante la riforma della PAC. Io mi fermerei qui e non voglio commentare, non voglio angariare
i superstiti della mattina, di questa interessantissima mattinata sulle mie idee a proposito della soggettività internazionale dell'Unione Europea, perché effettivamente sono abbastanza in disaccordo sul fatto che l'Unione Europea non abbia una rilevanza internazionale. Avere una rilevanza internazionale però significa anche usare quello che di cui disponiamo, cioè il patrimonio di culture politiche ed economiche quintessenzialmente europee di cui disponiamo, che bisogna essere appunto disposti, scusate la cacofonia, ad adoperare. Semmai appunto il problema non è non disporre di una personalità internazionale, ma non disporre dell'idea di metterla effettivamente in operatività, anche per quanto riguarda le sfide della sicurezza alimentare di cui appunto ho imparato tanto oggi. Quindi grazie mille Emanuele, grazie a tutti voi di avermi ascoltato. Grazie a te Mauro, davvero grazie a Mauro Campus. Ci possiamo fare un applauso finale a tutti per aver resistito. No, io adesso, come dire, devo soltanto ringraziarvi davvero molto, no, sono stimolato, ho preso tanti appunti, l'obiettivo era quello davvero di fare un secondo step in un percorso di riflessioni, di ricerche, di confronto, per arrivare a un terzo passaggio, speriamo di riuscirvi con, come promesso anche da Giuliana, e poi arrivare magari a una pubblicazione di una parte di questi nostri lavori che possano alimentare ulteriormente il dibattito su queste tematiche. Davvero, avrei diverse piccole cose da dire, ma non le dico, ce ne andiamo a pranzo, chi vuole stiamo insieme, non posso invitare chi sta online, ma vi mando un abbraccio circolare e vi ringrazio davvero per la partecipazione. Grazie a voi, buon appetito. Grazie a tutti, divertitevi. Anche agli studenti. E pensate a noi. Buon cibo. Appunto, ho visto anche Silvia Naudi, un saluto, Milani, arrivederci a tutti. Ciao, grazie, arrivederci. Ciao, grazie. Ciao. Grazie, arrivederci. Ciao. Ciao, mamma. A prestissimo.